Allora, buonasera a tutti quanti, bentornati su uh, Parabellum. È con me il professor Marco Bognardi, grazie per essere qui. Buonasera a tutti, grazie Mirko, grazie per uh, darmi questa possibilità di, di chiacchierare di cose che mi appassionano, che sono legate diciamo, al mondo de, de, de mio, dei miei hobby, insomma. Ecco. E quindi sono molto contento di essere qui con te. Ringrazio anche tutti gli spettatori, quelli che ci vedono in diretta e quelli che poi ci vedranno in registrata. So che ci sono tanti amici che mi stanno seguendo, e quindi saluto anche loro. Allora, come vi, vi preannunciamo, come avete visto, abbiamo cominciato una serie sul Napoleonico, che poi, vabbè, esigenze di guerra, diciamo. Uh, cercheremo di fare almeno magari una volta al mese. Uh, L'intenzione finale è di portare un po' tutto, ecco, di riuscire a coprire prima le battaglie più grosse, poi piano piano uh, anche quelle minori, quello, quelle meno conosciute. magari più là anche l'interazione tra esperti di napoleonico. Uh, a cui io stesso vorrei assistere, no? certe discussioni, no? degli errori dei generali, uh, tattiche di cavalleria e cose, insomma, anche vari approfondimenti insomma, in, uh, in questo campo. Uh, quindi abbiamo deciso di portare la battaglia di Marengo, spiegaci perché. Bo, perché, allora, giugno è il mese delle battaglie. Eh, mia mamma, che è molto cattolica, mi diceva: Maggio è il mese della Madonna. E io dico: Giugno è il mese delle battaglie. Se ci pensi, 14 giugno Marengo, eh, 14 giugno Friedland, 16 giugno Ligny, 18 giugno, cioè oggi, Waterloo, eh, 17 Catrebras, però non solo, insomma, per esempio, Custoza, Solferino e San Martino, eh, Magenta, sono tutte battaglie che sono state combattute nel mese di giugno. Per cui. È un, mese, è un mese particolare, era il mese in cui gli eserciti operavano perché nel 700-800, che è il periodo che, che seguo io, che mi interessa maggiormente, le operazioni militari cominciavano grosso modo fine marzo-aprile e poi andavano avanti fino, fino a settembre, poi dopo ci si ritirava nei quartieri d'inverno perché non era abitudine combattere, diciamo, con la brutta stagione. Ecco tutto qua. E quindi, chiacchierando del più e del meno, abbiamo detto, ma sì... Non parliamo di Waterloo perché ci sono un sacco di video su Waterloo un po' da tutte le parti, parliamo di Marengo che è una cosa un po' curiosa, un po' originale, insomma, ecco, per cui vediamo, facciamo una chiacchierata e, e poi interagiamo anche col tuo pubblico così vediamo che cosa, cosa hanno da, da, da raccontarci, da chiederci, da suggerirci, insomma, interessante. Ecco. Spero di non essere troppo pesante. Come sai, facendo professore universitario, magari abbiamo la naturale tendenza a essere un po' pallosi. Nel caso capitasse, tu sollecitami di piantala lì e andiamo avanti. Per cui tutto qua. Va bene. Um, poi, sì, qualcuno sta schierando. A me piacerebbe molto vedere una live sulla battaglia di Gettysburg. Sarebbe interessante portare anche eh, la guerra civile americana, per carità. Eh sì, 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 sì. Ecco, niente, questa è la prima slide, vedete cosa faccio, io di mestiere faccio altro, io è vero che faccio professore universitario, ma faccio professore universitario di metallurgia al Politecnico di Milano e per passione, per interesse, per hobby, per centomila motivi mi, mi, mi occupo di storia militare, come dicevo un attimo fa, del 700-800, grosso modo il periodo che va dalla guerra dei sette anni. Fino alla guerra franco-prussiana, quindi metà del Settecento, seconda metà dell'Ottocento. Ecco. Poi collaboro anche con altre università, per cui, per esempio, con il Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali dell'Università di Genova. Saluto i colleghi Emiliano Beri e Renzo Repetti, che, con cui ho avuto modo di fare tante cose. E poi, come sai benissimo, insieme facciamo parte tutte e due della SISM, cioè della Società Italiana di Storia Militare. Di, del professore Ilari di Roma. Ecco. Di Virgilio che, di Virgilio, che salutiamo. Ecco. L'idea allora. di parlare di. Marengo, vai, vai. No, no, no. Vai pure. Vai pure. Allora l'idea di parlare di Marengo come dire, è interessante perché Marengo è anche nella narrazione stessa di Napoleone è diventato un po' il simbolo del proprio successo. Pur essendo uno scontro, una battaglia che Napoleone ha vinto in modo molto fortunoso, direi. Una battaglia che era persa fino alle direi, 3, 4 del pomeriggio, era persa, e poi è stata vinta quasi per caso, grazie all'aiuto, all'intervento di Désé, che giunge sul campo di battaglia e come dire, riesce a, a ribaltare la situazione. Allora, la nostra chiacchierata da dove la possiamo cominciare? Ho fatto una riflessione, ho detto, da dove possiamo partire a fare, a fare un ragionamento su, su Marengo? Bo, partiamo dalla prima campagna d'Italia di Napoleone. Eh, come sapete, la prima campagna d'Italia di Napoleone, quella del 1796-97, è stato un grosso successo per Napoleone per richiamare alcuni nomi di battaglie famose, si può ricordare la battaglia di Castiglione, la battaglia di Rivoli, la battaglia di Arcole, di Arcole, non di Arcore, <ride> e, e come conseguenza di, diciamo, di questa campagna si è avuto, il, alla fine è stato stipulato il trattato di Campoformio e con questo direi che la stella di Napoleone è completamente in ascesa a valle del trattato di Campoformio il dominio francese si estende su tutta l'Italia settentrionale dove è stata creata la Repubblica Cisalpina e li vedete nella nella cartina geografica rappresentata è indicato con un, con un tratteggio blu. Di fatto la Repubblica Cisalpina è una colonia francese. I francesi hanno anche creato la Repubblica Batava, che è l'Olanda su, su in alto, e occupano stabilmente il lato occidentale del Reno, che è il confine naturale con l'impero asburgico. Impero che si, bisognerebbe continuare a chiamare impero perché soltanto dal 1806 non, non c'è più questa, questa denominazione. Eh, nel 1798 i francesi, sfruttando una serie di dissidi interni della Confederazione svizzera, intervengono militarmente e creano la Repubblica Elvetica, di fatto un'altra colonia francese e quindi creano sostanzialmente, come si vede dalla, dalla cartina geografica, un cuscinetto tra la Francia da un lato e i suoi potenziali avversari, quindi l'impero asburgico, quindi la Prussia, quindi molto più lontano rispetto al confine, la Russia stessa. Soltanto che nel 1798 Ovviamente Napoleone, come penso molti tuoi ascoltatori sappiano, non c'è perché Napoleone è in Egitto. Oh, se vi interessa approfondire la prima campagna d'Italia, mi permetto di fare un po' di pubblicità a questo can quest altro canale, che è il canale della Domus Orobica. Dove io Cari ho fatto... amici, che salutiamo esattamente il caro amico Dario Macconi, con cui abbiamo fatto un video sulla battaglia di Castiglione e la prima parte della campagna d'Italia e come, come sai benissimo hai partecipato anche tu perché hai fatto quell'interessante video sulla battaglia di Keren e quindi io vi consiglio di andare a vedere perché ci sono tante cose come dire, tante cose interessanti eh, torniamo alle nostre questioni napoleoniche e facciamo un, un breve scurso una breve car carrellata sulla campagna di Egitto e di Siria che cosa ci fa Napoleone in Egitto L'idea di andare in Egitto è per minacciare il dominio inglese. addirittura Scusa Marco, Napoleone aveva scritto. Racconterei la questione politica, cioè perché Napoleone si trova lì? Uh, un pochino. E... Non è ancora Napoleone l'imperatore? No, no. Beh, c'è un po' il mito dell'Oriente da un certo punto di vista. Eh, L'idea di ricalcare le conquiste, addirittura di Alessandro Magno, ma direi che dal punto di vista politico, soprattutto, la volontà napoleonica è quella di minacciare il dominio inglese. Addirittura Napoleone, ancora nell'agosto del 1797, aveva scritto al direttorio. Io mi sono preparato anche qua qualche pizzino da leggere: scrive al direttorio quanto segue per distruggere l'Inghilterra occorre rendersi padroni dell'Egitto in quanto da lì si sbarrano le comunicazioni con l'Egitto. Peraltro, come dire, il direttorio aveva anche avallato di buon grado la richiesta di Napoleone di invadere l'Egitto perché da un certo punto di vista il direttore aveva anche l'interesse di allontanare il più possibile da Parigi un Era personaggio diventato scomodo. Esattamente, che stava diventando scomodo perché era sempre più importante. E quindi, quanto più uno è più importante, tanto più diventa ingombrante. No? E quindi, cosa succede? Napoleone arriva ad Alessandria d'Egitto con una forza di circa 38.000 uomini e marcia sul Cairo, dove ha luogo la famosa battaglia delle piramidi. No? La famosa frase soldati dall'alto di queste piramidi, 40 secoli vi guardano, fa parte, come dire, del mito di Napoleone. Io non, non amo molto il mito napoleonico, quindi magari in questo mi trovo in contrasto con molti tuoi ascoltatori, però diciamo una cosa che è molto prosaica: la cosiddetta battaglia delle piramidi probabilmente è stata combattuta molto lontano dalla zona in cui vi erano le piramidi, e probabilmente dal campo di battaglia le piramidi non si vedevano neanche. però fa molto scena parlare di battaglia delle piramidi. Eh, dopo come dire, alterne vicende, perché per esempio c'è pochi giorni dopo la battaglia delle piramidi, la, la, battaglia, del, la battaglia navale del Nilo, la battaglia di Abukir in cui Nelson distrugge la flotta francese, cosa succede? L'esercito francese passa in Siria e assedia Jaffa. Dopo circa un anno di campagna nel deserto, i francesi si ritirano nuovamente in Egitto, in particolare si ritirano nuovamente ad Alessandria. Direi che per fare un, come dire, un bilancio, la campagna di Egitto e Siria di fatto è stata un disastro dal punto di vista eh, militare e la situazione eh, nell'agosto del 99 è ormai militarmente compromessa. Tant'è che eh, Bravo Prof, anche se giocare a DBM, con te è stato to <ride> È un caro amico che, che, con cui condividiamo la passione del wargame e quindi e quindi mi stuzzica, eh, mi stuzzica nelle, nella chat. Eh, stavo dicendo: dopo un'ennesima vittoria contro i Mamelucchi, sempre ad Abukir, eh, Napoleone decide. Di tornare a Parigi via mare, sostanzialmente abbandona l'esercito, riesce per puro caso, miracolosamente, a sfuggire alla flotta inglese che sostanzialmente aveva, teneva il blocco navale delle coste. E Napoleone, ripeto, con molta fortuna riesce a rientrare in Francia. Napoleone Ma ha anche pensato, il processo. Eh? Esattamente. Napoleone ha sempre pensato che la fortuna fosse molto importante per un uomo politico, per un militare e in questo sono totalmente in accordo. Eh, il comando dell'esercito francese in Egitto viene assunto dal generale Kleber e eh, dopo moltissime perdite, perché gli scontri nel territorio egiziano sia contro i mamelucchi che contro gli inglesi continuano, dopo moltissime perdite... L'esercito francese si arrende agli inglesi nell'agosto del 1801. Eh, però, che cosa succede? Napoleone, come dire, abilmente sfrutta la propaganda, la propaganda della campagna di Egitto e si presenta a Parigi come un vincitore. Napoleone che è appoggiato dall'esercito si organizza con questi due storici membri del, del direttorio che era diciamo l'organismo eh, che, che governava che comandava in Francia una sorta di, di governo di, io, di io lo chiamavo persone. il gioco delle tre carte esattamente esattamente CIE e Ducot eh, Napoleone con l'appoggio del Presidente del Consiglio dei Cinquecento, che è suo fratello minore Luciano Bonaparte, e anche del Ministro degli Esteri, Talleyrand, eh, prepara un colpo di Stato. Qual è l'idea? C'è la convinzione tra i cospiratori di questo colpo di, di Stato che la situazione di disordine che si è, si è venuta a creare in Francia dopo la rivoluzione... Può essere risolta soltanto affidando il potere a un uomo forte e di prestigio. Direi che questa cosa qui mi richiama anche degli esempi, eh, come dire, moderni, no? Per cui e poi li farà fuori più. perché uno era più interessato ai soldi, l'altro non era abbastanza rivista, prima console, però questa idea di rimettere tutto nelle mani di un uomo forte direi che storicamente è una cosa che ogni tanto si ripresenta. Ehm, nel novembre, nel novembre del 1799. Oi, ciao Vlad, grazie per, per aver partecipato. Eh, nel novembre del, del 99 c'è il colpo di Stato militare, il famoso colpo di Stato del 18 Brumaio dell'anno ottavo, eh, Viene sciolto il Consiglio dei 500, si crea un consolato con tre consoli in cui Bonaparte è il primo console, quello che aveva realmente il potere gli altri due consoli sono quelli che vedete lì cioè Ducot e Siegne. Um, Guarda, volevo dire una cosa prima di chiudere questa qui, La campagna in Egitto ha anche una particolarità, è la nascita dell'archeologia moderna. Assolutamente. È... Infatti, infatti, eh. allora avrei voluto parlare di tantissime cose. Io ho paura che stasera... No, ti io ti do in là, tu vai. E io ho dovuto tagliare un sacco di cose. Penso che molti sappiano che l'incipit dello studio dell'archeologia egizia nasce con, con la campagna d'Egitto di Napoleone, che si era portato dietro tutta una serie di scienziati, di tecnici, di, di, di esperti, mm. di archeologi, eh, archeologi e una guardia archeologi. del corpo particolare che si è portato dietro. E, e diciamo ha dato il là ha dato il via allo studio di, di, di questa civiltà Insomma, mentre prima lo studio dell'egittologia dell era appannaggio soltanto come dire, dei collezionisti c'era il collezionismo delle antichità uno studio sistematico della storia dell'antico Egitto diciamo, comincia con, con Napoleone basta ricordare ad esempio che se non mi ricordo male la stele di Rosetta è stata proprio scoperta esattamente con le tre lingue che, da cui si parte per riuscire a tradurre eh, le, la lingua egizia, parte appunto, cioè è stata scoperta appunto durante la campagna d'Egitto e Siria di, di Napoleone. Guarda, per eh, chiudere, in parte vai. lui era realmente interessato alla parte scientifica, a portarsi dietro, cioè aveva di tutto scienziati, archeologi, botanici, in parte servita anche come campagna per giustificare il fallimento. Esattamente, perché di fatto militarmente è un fallimento la campagna d'Egitto. Infatti, molti dei reduci della campagna d'Egitto sono eh, incolleriti e adirati nei confronti di, di Bonaparte perché li ha abbandonati. Un po' quello obiettivamente devo dire che succederà dopo la campagna del 12 in Russia. Eh, vabbè, di, direi che andiamo avanti. E, intanto che Napoleone è in Egitto. Cosa sta succedendo in Italia settentrionale? Beh, in Italia settentrionale, nel 1799, gli eserciti francesi sono stati sbaragliati nel nord Italia a causa dell'intervento congiunto da un lato degli imperiali, quindi l'impero Asburgico e gli austriaci, e dall'altra dei russi comandati dal grande Suvorov. Il generale Melas, persona generale militare austriaco che ritornerà perché è il comandante in capo eh, delle forze austriache a Marengo, eh, è il comandante in seconda di, diciamo, di questa campagna. Praticamente tutte le conquiste di Napoleone, della prima campagna d'Italia, Napoleone aveva messo in piedi la Repubblica Cisalpina, aveva eh, acquisito il Piemonte che era diventato una provincia francese, tutte le conquiste napoleoniche vanno in fumo, l'esercito austrorusso entra trionfalmente a Milano e a Torino, vi sono diversi scontri importanti, eh, direi citiamo gli scontri lungo, lungo l'Adda, quindi gli scontri di Lecco, Lecco e Cassano d'Adda in cui gli austrorussi battono i francesi di Moreau, al Trebbia dove Suvorov e Melas battono McDonald's, a Novi Dove viene sconfitto Joubert, cioè sostanzialmente tutti i generali francesi che venivano messi contro le forze austro-russe eh, prendono delle, delle sonore legnace. anche sul Reno, non andò meglio. Questa è una cosa fondamentale, perché ci fa capire quello che poi sarà, diciamo, il life di, di tutta l'intera storia napoleonica per, esatto. per cosa combattevano le forze austro-russe ogni volta che riuscivano a sconfiggere. Le repubbliche sorelle della Francia reinstauravano l'ancien regime. Esattamente. Tutto girerà intorno a questo durante tutto il periodo napoleonico. Le, le, sto leggendo le chat, c'è da ridere. Quello che è svizzero? No, novi. Vabbè, andiamo avanti. Ehm, alla fine, che cosa succede? Suvoro a un certo punto con i russi, passa in Svizzera. Dove vi sono altri scontri con l'esercito francese e alla fine si ritira in Baviera, attraverso la Baviera, per poi rientrare in Russia. Al termine della campagna del 99, ai francesi rimane sostanzialmente la Liguria di ponente, diciamo da Genova fino a Ventimiglia, adesso diremo da Genova fino, a 20, fino al confine francese, e poi rimane la Svizzera. La Svizzera rimane. Una, la Repubblica Elvetica diciamo svizzera, ma si chiama Repubblica Elvetica rimane nelle mani della, della Francia. È vero che Napoleone era un matematico e anche per questo era un era tuo interessante... collega. Ah, non lo era so. L'orsk tre... non, non si capisce, no, nel senso, fosse... un tuo collega Napoleone ah, un... si è innamorato della matematica per questioni balistiche. Ah, boh, può anche essere. <ride> Vabbè, comunque. Va bene, eh, allora poi signori io come dico di solito faccio professore universitario quindi mi, mi piace sempre cercare di dire qualcuno che, 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 che si è interessato e che vuole approfondire la, la campagna del 99 quella in cui nell'Italia settentrionale in cui non era presente Napoleone è un, diciamo, una campagna militare poco studiata ma ci sono dei documenti secondo me interessanti se masticate l'inglese, sono state tradotte in inglese le, come si dice, i due volumi sugli studi di Clausewitz sulla campagna del 99, c'è un bellissimo libro di Christopher Duffy che è Eagles over the Alps, e poi se invece preferite leggere in italiano potete pescare questo volume di alcuni anni fa di Marco Galandra e Marco Baratto, Le baionette 1799, le baionette sagge. Um, ma come dire, veniamo alla campagna d'Italia, quella la seconda campagna d'Italia di Napoleone. Passerà la storia come la seconda campagna d'Italia di Napoleone, perché così entriamo nel, nel, tema, nel tema di Marengo. All'inizio della campagna d'Italia del 1800 sul continente. La Francia sostanzialmente ha le sole armate austriache come, come avversari, come nemici. Da un lato c'è l'armata del generale Cai, Crai, scusate, con 108.000 uomini che staziona in, nella zona della Germania meridionale, la, sostanzialmente la zona dell'Alto Reno. Posso e, fare una citazione? Vai, vai. Dall'altra parte, non nominare male il nome. Di Felzug Meister Michael Friedrich Benedict von Melas, ah, no, no, no. Mi, mi, mi fermo a Melas e basta. Che così, ecco. Invece, come, come dicevi, come dicevi tu, in Italia settentrionale c'è l'armata del barone Von Melas con eh, circa 93.000 uomini operativi, 15.000 piemontesi in fase di riorganizzazione. E 20.000 truppe di guarnigione, per cui il totale, quel 128.000 che vedete indicato sulla mappa, è la sommatoria di questi, di questi numeri. Eh, per contro, come dire, i francesi hanno circa 100, poco più di 100.000 uomini sotto il comando di Moreau e stazionano in Svizzera e nella zona della Germania meridionale, e in più, inoltre, ci sono 36.000 uomini del generale Massena distribuiti a cordone tra la Liguria di ponente e il confine con la frontiera piemontese. Diciamo gli uomini di Massena sono i reduci della campagna del 90, anno, quelle che hanno preso batoste ogni volta che hanno incontrato gli austrorussi, sono duramente provati dalla campagna dell'anno precedente e sono anche a corto di viveri e di, di equipaggiamento. Eh, il primo console, cioè Napoleone Bonaparte, giunto al potere, pensa, ritiene che la vittoria risolutiva debba essere cercata in Germania. Infatti nelle campagne successive, tutte le volte che Napoleone attaccherà l'impero Osburgico, gli austriaci, farà le operazioni in Germania. Ehm, perché? perché in Germania, perché poi l'idea è di puntare su Vienna, voi dovete immaginare che geograficamente l'Italia è circondata a nord dalle Alpi, che sono una barriera naturale eh, difficilmente, eh, difficilmente superabile. Eh, per cui Napoleone dice operiamo in Germania e Massena, diciamo, le sparute forze di Massena devono cercare sì allora masseno massena dunque eh, secondo me si pronuncia massena con l'accento sulla e perché era mh, diciamo parlava lui parlava anche l'italiano era italiano e però i francesi come fanno sempre con i cognomi italiani che terminano con uh, una vocale mh, hanno la naturale tendenza a mettere l'accento sull'ultima lettera quindi quindi molto spesso sentite Beh, pronunciare Massena, sono, ma probabilmente la dizione corretta è Massena. Infatti io ho usato sempre Massena, l'ho trovato in molti testi, ovviamente quello che vi sto raccontando è frutto di sintesi di tanti autori, in molti testi l'ho trovato indicato come, come Massena. Ehm, la verità è che nell'Ottocento ancora... Eh, Napoleone non ha l'autorità assoluta che avrebbe avuto successivamente e quindi non ha la possibilità di togliere il comando dell'armata in Germania a Moreau. Quindi Napoleone cosa fa? Opta per un'altra soluzione, opta per la soluzione di operare in Italia, quindi crea attorno a Digione un'armata, un'altra armata che viene chiamata l'armata di riserva sotto il comando di Berthier un'armata che grosso modo stazionerà attorno al lago di Ginevra, il lago Lemano attorno a Ginevra, Losanna e che all'inizio appunto è al comando di, di Berthier e che avrà la possibilità di operare a metà strada tra l'armata di Moreau e quella di Massena. Quindi Napoleone si crea una sorta di massa di manovra indipendente. Eh, ecco, Vediamo un attimo gli aspetti strategici. Allora, la strategia del Consiglio Aulico, che è quel consesso di nomina imperiale che esiste nell'impero austriaco, nell'impero asburgico fino al 1806 e che aveva sostanzialmente l'ultima parola su tutte le questioni politiche, amministrative e strategiche, eh, la strategia appunto è duplice. Da un lato la strategia del Consiglio aulico è quella di tenere a bada l'armata di Moreau con quella di CRAI. Dall'altro è far svolgere le azioni principali all'armata di Nelas, perché l'armata di Massena ha eh, un organico che è molto ridotto. L'idea qual è? L'idea è lungo la. Mh, come si dice. Lungo il, il, il litorale ligure, l'idea è quella di penetrare nel territorio francese, sbaragliando l'armata di Massena, che è ormai appunto come dicevamo è provata dalla campagna dell'anno precedente. In questo modo, lo scopo qual è? è? riconquistare tutto il ponente ligure e addirittura minacciare l'entroterra francese. Eh, questa cosa è possibile, cioè gli austriaci hanno la possibilità di farla perché i mari, in particolare in quella zona, il mar Mediterraneo, è sempre sotto l'ombrello e sotto il controllo dell'onnipresente flotta inglese che dominava il, il Mediterraneo. Eh, eh, Napoleone invece, qual è l'idea strategica di Napoleone? <ride> Napoleone invece ha a disposizione, come dicevamo, l'armata di riserva. E decide di sfruttare la posizione centrale. Questa è una tipica strategia da posizione centrale per incunearsi tra le due armate nemiche, quella di Crai e quella di Melas. La base logistica, come dicevamo, dell'armata è attorno al lago di Ginevra, e non dobbiamo dimenticare che è presente lo spartiacque alpino, che fa da barriera geografica molto importante. All'inizio, nella testa di Bonaparte. Eh, C'è l'idea, come dire, di attaccare in Svizzera, di attaccare in Svizzera l'armata di Crai lungo il lato meridionale dell'esercito delle, dell dell'armata di Moreau per poi sfondare e puntare su Vienna. È l'idea originaria, Domanda, ipotesi... è, è un altro tentativo di mandare Napoleone a trovare sfortuna. Ma non lo, so, di, no, non lo so, credo di no, perché comunque cominciava ad avere importante voce in capitolo in quello che si faceva nelle questioni militari. Direi che questa opzione viene scartata a causa degli attriti che esistevano tra i due, cioè tra Napoleone e Moreau, i quali non, erano tutte mm. e due, due prime donne. Infatti, non proprio più... l'intera campagna, nel senso era un'armata di straccioni, come la eh. definì lo stesso Napoleone comunque tra Napoleone e Moreau non c'è mai stato buon sangue, direi che erano un po' come due professori universitari che si sentono tutte e due, due prime donne e quindi ognuno dei due vuol Monte far vedere che è più importante esatto e per cui eh, per fare una manovra del genere sarebbe stata necessaria una collaborazione tra i due che non c'era e quindi questa ipotesi viene scartata poi viene prevista Un'altra alternativa, addirittura ne esistono due di alternative. Mm? Eh, sono tutte e due legate alla possibilità di attaccare l'armata austriaca che è presente in Italia. La prima ipotesi che vedete qui è quella di sfruttare i valichi alpini che ci sono, grosso modo, tra Como e il Lago Maggiore, io, io sono di Milano, quindi è una zona che conosco anche piuttosto bene, ho case in montagna da quelle parti, per cui è una zona che conosco piuttosto bene. Quindi sostanzialmente passare attraverso lo Spluga, che è la punta in alto del, del lago di Como, oppure passare attraverso il San Gottardo, che è quello che sbuca il traforo, noi adesso abbiamo il traforo, ma comunque il passo del San Gottardo che sbuca dove c'è Bellinzona, Oppure il Sempione che sbuca dove c'è Domodossola, cioè sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Lo scopo: qual è? Lo scopo è piombare nella pianura padana tra il Ticino e Ladda, quindi la zona attorno a Milano, eh, tra il Ticino e Ladda, occupare Milano e la Lombardia e poi puntare su Piacenza, dove passa il Po, perché Piacenza è un punto nodale, lo vedremo successivamente, è il punto in cui gravitano tutte le linee di comunicazione del, dell'armata austriaca che è impegnata nel, nel ponente Ligure. In sintesi qual è l'idea? L'idea è di prendere alle spalle l'armata austriaca. No? Questa ipotesi, che inizialmente fu presa in considerazione da buona parte, viene alla fine tralasciata eh, perché pur essendo come dire, più aggirante dell'ipotesi dell che poi è stata perseguita Praticamente ci voleva però troppo tempo per arrivare ai valichi alpini che stavano in, in quella posizione, cioè per arrivare allo Spluga, per arrivare al Gottardo, per arrivare al Sempione. Era molto più eh, semplice, era molto più comodo. Quest'altro approccio. Quindi l'approccio che passa attraverso il Gran San Bernardo e il passo alpino quello che sbocca su Aosta. Da lì si può puntare di, vieni giù, Aosta, Ivrea. Eh, in grosso modo Vercelli, Novara e punti direttamente su Milano l'idea alla fine è la stessa cioè piombare alle spalle dell'armata di Melas tagliare le comunicazioni nemiche con Piacenza o adesso diciamo anche Due parole sugli austriaci perché purtroppo stesso nella storiografia e la storiografia io sono un po' filo eh, La storiografia la storiografia non so, non eh, è una brutta non è una prima brutta che parola, ci imperializzi no? due particolarità, Napoleone <ride> passò il, eh, il tutto a dorso di mulo con l'aiuto sì, di lontano. Sì, sì, lo vediamo, lo vediamo. E, allora. Gli austriaci non è che non fossero a conoscenza dell'esistenza dell'armata di riserva, perché c'è anche qualcuno che ha ipotizzato, qualche storico che ha ipotizzato che l'armata di riserva fosse stata riunita in gran segreto, fatta operare da... Gli austriaci sapevano di questa cosa, eh, Giuseppe Fazio mi dice traditore, bah, dipende, non lo so. Come c'è scritto su posso fare una battuta, Mirko? Come c'è scritto su un sito, un sito di, di, che seguo di, di, di Facebook, no? eh, Vienna è bella come Parigi e soprattutto non hai francesi. Per cui <ride> così, così ci giochiamo un po' del tuo pubblico. Adesso, al di là delle battute, al di là delle, delle sciocchezze, che, Vabbè, me che ne comunque... gioco dell'altro, io sono filo prussiano. Vai. Vabbè, ah quindi. Ehm, gli austriaci però ritenevano che l'armata di riserva, torniamo a essere seri, ritenevano che l'armata di riserva eh, dovesse operare in Germania, che era comunque anche per loro il fronte principale, e dovesse operare appunto congiuntamente con l'armata di Moro. In ogni caso c'è anche questo aspetto da considerare. Gli austriaci ritenevano difficoltoso giustamente l'attraversamento delle Alpi, soprattutto nelle prime perché poi vedremo Napoleone attraversa le Alpi nelle prime settimane di maggio. L'esercito austriaco, l'esercito imperiale asburgico, inizia ad operare da aprile perché i valichi alpini hanno qualche problema e quindi si riesce a, a, a attraversarli soltanto quando le nevi ormai hanno cominciato a sciogliersi e quindi hanno il vantaggio di poter operare eh, in maniera anticipata rispetto a quanto farà, a quanto farà Napoleone. Domanda: Napoleone, come è riuscito a finanziare una campagna militare di questa portata, soprattutto con un esercito che lo sta? Sinceramente, così su due piedi, non ti so rispondere. Certamente la Francia aveva un potenziale umano eh, notevole rispetto ai paesi circostanti. Eh, certamente le problematiche di natura economica non sono quelle che consentono di mettere in pista un esercito come, come avviene attualmente, e, diciamo, è, merito, è merito della eh, diciamo della Francia rivoluzionaria, è merito dello spirito nazionalistico che si stava creando in Francia, lo spirito nazionale, scusate, non nazionalistico, lo spirito nazionale, l'idea di nazione che aveva la Francia e che nessuno dei paesi limitrofi, in quel periodo, aveva ancora. Questo, direi, che, diciamo che anche va dato, va dato atto, atto di questa cosa, che è piuttosto importante. Per diciamo che anche spartirsi i soldi di Barras qualche fondo c'era. Sì però probabilmente per mettere in piedi un'armata di soldi ce ne vogliono credo parecchi comunque ehm, esattamente come dice Mark B la Francia fino a metà dell'ottocento è sempre stato il paese più popoloso del continente. Va bene ehm, va bene va bene allora qui eh, spero che si veda bene. Eh, questa è la situazione, grosso modo, nel momento in cui il grosso delle truppe francesi, cioè circa 50.000 uomini, valicano il Gran San Bernardo. Questa mappa io l'ho presa dall'Atlante um, delle, diciamo, delle guerre napoleoniche di, di Esposito e Elting che è quello che usano a West Point. È un libro, secondo me, se lo trovate non è più in vendita, se lo trovate di seconda mano è, è molto interessante. Eh, oltre all'armata di riserva che valica il Gran San Bernardo, ci sono anche formazioni minori, come vedete eh, nella cartina, sia in alto che a sinistra, delle formazioni minori che attraversano le Alpi dal Moncenisio. Partiamo, partiamo da... Diciamo dal, dal lato piemontese, quindi dal Moncenisio, dal piccolo San Bernardo, poi il Gran San Bernardo, poi il Sempione e il San Gottardo. Eh, siamo all'inizio di maggio e Bonaparte ha accelerato i tempi della campagna perché il 6 aprile Melas si è già mosso col grosso delle forze austriache, cioè circa. Eh... <ride> circa 30.000 uomini, il comandante austriaco addirittura cosa ha fatto? Ha attaccato i francesi in Liguria, al colle di Cadibona, ed è riuscito a separarli in due tronconi. Eh, scusa, stavo terminando la chiacchierata, ho visto che hai messo il, il commento di Nicolà d'Avu che è il mio amico Dennis Peroni, che saluto simpaticamente e che, che mi sta seguendo. Guarda, ne eh, poi, che è spezzato, per vai il, vai il mito dei 100 cannoni, perché se ricordo bene, l'unica fonte che lo riporta è Chandler. Sì, a cosa ti stai riferendo, scusami? Il mito dei 100 cannoni contro 15, 100 austriaci, sì, sì eh, Allora, di fatto, dunque... Poi lo, questa cosa la vedremo perché di fatto stiamo parlando diciamo, dell'artiglieria a disposizione dell'esercito asburgico, esercito imperiale asburgico, rispetto all'artiglieria francese. La verità è che questi, allora, prima di tutto non sono 100 ma sono 92 cannoni, vabbè ma cambia poco. Molti di questi pezzi sono pezzi leggeri, sono i cosiddetti cannoni di battaglione, quindi non operavano... Come batterie come invece avveniva già nell'esercito nell francese. Ehm, come dicevamo, Melas riesce a separare in due tronconi sulla riviera di Ponente Ligure l'esercito francese: una parte sotto il comando di Massena si rinchiude a Genova e viene posta sotto assedio dalle truppe austriache del generale Ott. La restante parte dell'esercito francese invece, al comando di Suchet, è respinta fino al confine francese e addirittura Melas riesce ad arrivare ad occupare Nizza con, con le truppe austriache. Altre truppe austriache sotto, sotto il comando di Caim sono a copertura. Li vedete, nel, diciamo nella zona del Piemonte e, e Alta Lombardia. Sono a copertura degli accessi alpini attorno, grosso modo a Torino Susa per coprire la zona del Moncenisio Monginevro, attorno a Ivrea per coprire il, gli accessi del grande e del piccolo San Bernardo, attorno a Domodossola per coprire il Sempione e attorno a Bellinzona per coprire il San Gottardo. Oh, facciamo un attimo una riflessione sulla mappa che abbiamo visto un attimo fa, perché ci sono delle questioni strategiche piuttosto importanti, no? Perché. Come mi capita di dire spesso, la strategia è un problema di geografia. Eh, lì vedete delle stelline, io ho messo delle stelline in corrispondenza di alcuni punti che ho ritenuto chiave. Vedete, c'è una stellina a Genova, una a Torino, una ad Alessandria, c'è una stellina a Milano, una stellina a Mantova e una a Piacenza. Quelle indicate in rosso sono le linee di comunicazione dell'esercito eh, austriaco, dell'esercito imperiale asburgico. Allora cosa succede? Un esercito che penetri in Lombardia e che si posizioni tra il Ticino e l'Adda, attorno a Milano, tra, tra il Ticino e l'Adda, conquistando la posizione di Piacenza, di fatto taglia fuori qualunque avversario che voglia operare in Piemonte o nella Liguria di Ponente. Perché le comunicazioni vanno verso il, Le comunicazioni dell'esercito austriaco e dell'esercito asburgico vanno verso il Veneto e Piacenza è una città cardine importantissima per le linee di comunicazione. È sempre stato così e sarà, Era così nel Settecento, sarà così anche nel, successivamente nell'Ottocento. È una città. È una città militare, tra l'altro, Piacenza ed è chiave perché si trova sul Po e ha la possibilità di eh, consentire l'accesso alle comunicazioni da un lato in Lombardia, dall'altro in Piemonte e Liguria e dall'altra parte verso il Veneto. Ehm, ma veniamo, come dire, all'attraversamento delle Alpi. no? <coughs> e, è un'impresa come dire che richiama un po' alla memoria nel, nel mito napoleonico. Questa, questa impresa ha richiamato alla memoria le gesta di Annibale e di Carlo Magno che, che attraversano le Alpi. Il 9 maggio cosa succede? L'armata di riserva si mette in moto dagli acquartieri menti attorno al lago di Ginevra e eh, si muove verso il San Bernardo, il Gran San Bernardo. I passi sono ancora innevati. e Nell'Ottocento la strada è poco più che un sentiero di cosa dice Diego Cheli? Purtroppo devo scollegarmi. Complimenti al professore Amirco e buon proseguimento. Grazie. Comunque, siccome rimane registrata lo potrai vedere, in, come si dice, indifferita. I passi sono, stavamo dicendo, i passi sono innevati e la strada è poco più che un sentiero di montagne, per cui ci si muove con colonne di, 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 di uomini molto, molto limitate. La preoccupazione è grande, tant'è che il generale del genio Maresco scrive a buona parte quello che vedete lì così. È di importanza vitale prendere precauzioni contro le valanghe che possono seppellire parecchi battaglioni in un baleno. Eh, conviene marciare quando splende la luna e al mattino prima che il sole abbia sciolto la superficie della neve. Eh, Buonaparte, come d'abitudine, che non lasciava nulla al caso, ha dato, aveva dato istruzioni molto minuziose alle truppe, addirittura aveva pagato in anticipo i monaci dell'uspizio che stanno sul valico del, del Gran San Bernardo perché preparassero i generi di conforto per le truppe che, che stavano attraversando, che stavano attraversando il, il passo. Secondo me l'aspetto più interessante, e lo vedete in quell'immagine riportata a destra è il trasporto dei pezzi di artiglieria che sono stati smontati e trasportati ad orso di mulo le bocche da fuoco eh, la, diciamo la canna del, del pezzo di artiglieria era alloggiato in una specie di culla ricavata nei tronchi d'albero come, come si vede in quell'immagine tra l'altro se qualcuno di voi ha voglia e va a farsi un giro al museo di Marengo c'è una come dire una Rappresentazione, diciamo, un'esemplificazione di questo sistema di trasporto dei pezzi di artiglieria all'interno del, all del, del museo stesso. Eh, oh, queste sono come dire, le due raffigurazioni eh, del capo, delle due raffigurazioni di, di Napoleone. no? Come dire a sinistra quella forse un po' più veritiera è della metà dell'Ottocento di, di Hippolyte de la Roche ad orso di mulo perché probabilmente questo è quello che è avvenuto cioè L'attraversamento. esattamente è stato fatto, si vede anche la faccia abbastanza rattristata del nostro piccolo generale no? a destra invece è quello per propagandare il mito napoleonico a cavallo di un destriero impennato no? Tra l'altro, se guardate e le fialte, lì ah non lo so. Tra l'altro, se guardate nella, nella raffigurazione quella di destra quindi nella raffigurazione di destra, se guardate, nella raffigurazione di destra, in basso a sinistra, c'è scritto Annibale e Carlo Magno. Tra l'altro, questo quadro, che è un quadro di Jacques-Louis David, noto pittore neoclassico del periodo napoleonico, è uno dei cinque quadri che ra raffigurano la stessa rappresentazione, la stessa immagine, questo è storicamente è il terzo quadro ed è quello che si trova, si trova a Versailles. Ehm, oh, a beneficio di tutti, non è che queste cose io me le ricordi a memoria, ho qui tanti bei pizzini che, con una serie di informazioni che, che mi sono permesso appunto di, di, di darvi. Durante la nostra chiacchierata, oh, ci ha lasciato una vivida impressione il granatiere Jean Roche Coignet nel suo taccuino di memorie. Cosa scrive Coignet? Quagné che ha avuto la fortuna di vivere molto e quindi noi abbiamo anche una rappresentazione fotografica che è quella che vedete lì in basso, in basso a destra. Il viaggio fu dei più penosi. Di tanto in tanto si gridava, alt e avanti e nessuno parlava, ma era tutto da ridere. La cosa divenne seria quando arriviamo alle nevi. Il sentiero era coperto di ghiaccio che tagliava le nostre scarpe e i nostri cannonieri non potevano guidare i pezzi che slittavano non si riusciva a salire, mancava il coraggio, alt, avanti, gridavano ad ogni istante e tutti restavano silenziosi. Anche questo è un, come dire, un librettino che se riuscite a trovare è interessante, è, nell'originale è il taccuino del um, capitano Coignet, è stato tradotto in italiano con questo titolo altisonante, vent'anni di imprecazione e di gloria con l'imperatore, è molto interessante perché riporta delle informazioni di prima mano di militare eh, che, che ha combattuto in, tra l'altro anche a Marengo perché poi lo, ri, lo ritroveremo e ha combattuto anche in altre importanti battaglie eh, napoleoniche ho eh, oh, superato il gran san bernardo l'armata sbocca nella zona di Aosta mh? dove l'avanguardia l'avanguardia dell'armata era al comando del generale Lann eh, respinge alcuni reparti austriaci prima ad Aosta e poi a Chatillon. Superata ad Aosta, se, se, voi, se, se conoscete la val d'Aosta, questo è un punto cardine e eh, strategico, prima di arrivare ad Ivrea, grosso modo all'altezza di Pont Saint-Martin, qualche chilometro prima, 4-5 chilometri prima di Pont Saint-Martin, c'è una posizione incassata lungo la valle della Dora Baltea, che vedete lì così. Lì era presente ed è ancora presente se ci andate da secoli il forte di Bard, eh, addirittura il forte di Bard è attestato nel Medioevo, attorno all'anno 1000, grosso modo. In quella posizione è presente un piccolo distaccamento austriaco al comando. Mi piace citarlo di un capitano Bernkopf che presidiava il forte e per alcuni giorni riesce a bloccare l'avanzata dell'armata di riserva, l armata di riserva che. Siccome non c'era ancora la strada statale 26, né tantomeno l'autostrada A5, doveva passare per il paese, cioè doveva seguire quella, quella rotta, quella freccia gialla indicata per poter sboccare fuori dal, dalla valle e arrivare, e arrivare a Ivrea. Eh, credo che abbiamo ecco, un'altra immagine. Ho oh, una cosa interessante del Forte di Bard. Tutti gli anni, credo, nel periodo fine maggio, primi di giugno. Si fanno delle rievocazioni al forte di Bard con francesi e austriaci, e, e niente, è importante, è interessante. Se qualcuno ha voglia di andare a vedere, direi che è una cosa simpatica da fare. Mentre la fanteria francese pian piano riesce a passare, si fa fatica invece a far transitare le artiglierie perché le artiglierie sono troppo rumorose. E qui si ricorre a uno stratagemma che è ricordato e abbastanza, abbastanza famosa, che è lo stratagemma di stendere delle tame lungo la strada e di rivestire le ruote degli affusti e dei traini di artiglieria con la paglia, in questo modo a fatica i primi cannoni dell'armata di riserva riescono a passare e a raggiungere la pianura padana. Tenete conto che Soltanto il 12 di giugno, cioè due giorni prima della battaglia di Marengo, i canoni, tutti i cannoni riusciranno a raggiungere l'armata di Napoleone. Quindi l'ostacolo del forte di Bard è stato piuttosto importante nel rallentamento delle operazioni napoleoniche Guarda. nella pianura padana. Vai, vai. Tu lo sai, io sono quello delle citazioni quando mi hai raccontato questa cosa di utilizzare... Il letame con la paglia mi è venuto in mente il mio nome e nessuno. No? La morale del film, qual era? Non tutti quelli che ti mettono nella merda lo fanno per farti male, no? Esatto, come non tutti quelli che ti tirano fuori dalla merda lo fanno per farti del bene, ma soprattutto se sei mm -hmm. nella merda fino al collo, stai zitto. Stai zitto. Esattamente. Ha ragione Vlad, che vedo che continua a seguirci, mi fa molto piacere, bellissimo da farci una gita, assolutamente sì, fateci un giro perché è interessante, tra l'altro è conservato piuttosto bene il forte, vale la pena di farci un giro, è un luogo, un luogo storico molto importante. Eh, andiamo avanti, questa è sempre dall'atlante delle guerre napoleoniche di West Point. Questa è la situazione al 24 maggio. Le avanguardie francesi di Lann sono sbucate nella pianura padana e conquistano Ivrea. Toureau che si trova all'uscita del Moncenisio-Montginevro, respinge gli austriaci da Susa su Torino. A questo punto cosa succede? Il generale Melas capisce che l'armata di riserva sta operando per sbucare, per sbucare nella pianura padana. E quindi si rende conto che c'è il rischio di venire isolato dalle linee di comunicazione che, che vanno verso, verso Piacenza, verso Mantova e verso Verona. Quindi, che cosa fa? Lascia il generale Helsinki a continuare le operazioni sulla linea del VAR all'altezza di Nizza e con 10.000 uomini si dirige su Torino, come vedete quella freccia rossa, attraverso il col di tenda. Eh, passiamo poi al 5 giugno ci sti stiamo arrivando pian pianino a, a Marengo che è del 14 di giugno tra il 24 maggio e il 5 giugno cosa succede? Come vedete dalla mappa i francesi dilagano nella pianura padana usando il fiume Po come barriera strategica a protezione del loro fianco meridionale l'avanguardia di lano occupa Chivasso e poi Vercelli e arriva a Pavia il 2 giugno il corpo principale dell'armata di riserva svincolatesi ormai dal forte di Bar raggiunge prima Vercelli poi Novara e alla fine Napoleone arriva a Milano il 2 di giugno Beh, restito... Ricordiamo Lanz pa passa anche da Montebello Sì, sì a un certo punto poi quando, quando cominciano le operazioni infatti il duca di Montebello, non per caso. Eh, a un certo punto c'è il combattimento di, di Montebello. I mh, francesi respingono gli austriaci di Vukasovic addirittura verso Brescia e verso Cremona, quindi verso, verso la linea del Mincio, e tutte le altre truppe francesi che erano in movimento lungo i valichi, lungo i passi, perché noi pensiamo che l'attraversamento sia stato effettuato solo a San Gottardo, ma... Ehm, scusate al San Bernardo ma anche negli al dagli altri passi sono, eh, sono entrate delle, delle truppe francesi tutte le altre truppe francesi quelle provenienti dal Sempione dal San Gottardo si riuniscono tutte a Milano con il grosso dell'esercito eh, facevano tanti chilometri a piedi al giorno allora dipende dipende in anche quali 30. condizioni di mano erano sì anche addirittura ci sono per esempio c'è il corpo di Davout eh, prima della battaglia di Austerlitz che fa qualcosa come adesso non vorrei dire, non, non sbaglio, non vorrei 42. dire una cretinata, qualcosa 42. come 200 km in 5 giorni quindi una media di 40 km al giorno che è un che, che è un'andatura direi come disse Wellington modo. quando Napoleone passò a Charleroi una vittoria ottenuta con eh, gli stivali esattamente Beh, si diceva che Napoleone otteneva le vittorie con, con, le, con gli stivali dei propri soldati. L'armata di riserva si, si prepara a attraversare il Po nei pressi del nodo Casteggio Stradella che è praticamente sotto, sotto Pavia. Murat e Baudet, il generale Murat e il generale Baudet assediano Piacenza chiudendo. Definitivamente le linee di comunicazione dell'armata di Melas, che ormai è dislocata tra Torino e Alessandria, il 4 di giugno, avviene un evento negativo per le forze francesi perché cade la città di Genova dove c'era assediato Massena e le truppe del generale Ott, quindi che, che stavano assediando la città, sono quindi nuovamente disponibili per poter operare nella direzione nord lungo la riviera di Ponente come vedete dalla, dalla cartina gli austriaci di Esnitz si ritirano anche loro nell'entroterra tallonati, tallonati dai francesi e eh, abbiamo l'ultima cartina poi mi rendo conto che questo è un po' palloso questa parte ma spero che almeno in questo modo si abbia un quadro abbastanza in chiaro se le, del... anche, se le puoi anche zoomare che poi la gente può fa anche il fermo immagine non riesco a zoom Io qui non riesco a zoomarlo. Forse perché è in presentazione, se E premi... sono, in... eh, sono in modalità presen... comunque a beneficio di tutti se a qualcuno come faccio sempre con tutte le presentazioni, se a qualcuno interessa mi scrive per posta elettronica, c'è l'indirizzo di posta elettronica nella prima slide, marco.boniardi@polimi.it. E vi mando la presentazione. Ogni tanto. ho messo sotto il video, cioè la, la scarica. Ah, perfetto. Anche, anche la, la live precedente che abbiamo fatto su, su, diciamo, il combattimento napoleonico. Anche oggi stesso c'è un ragazzo di Brescia che mi ha scritto: Mi ha detto, Mi può mandare la presentazione? Sì, sì, non c'è nessun problema. C'è anche qualcuno che mi chiede, Ma la posso usare? Fate come volete, usatela. Se volete citarmi, mi fate piacere. Altrimenti vi mando al diavolo, ma tanto non posso farci niente se vi mando la presentazione. Eh, nei giorni seguenti, continuiamo con la nostra, lo sviluppo della vicenda. Nei giorni seguenti, i francesi occupano l'odi. Ah scusa, no, guarda, così mentre no, tu, tu racconto perché io ti seguo? vedi. Riesco a ah, seguirti sullo Zoom. Perché poi ci sono tante persone, io li conosco a cui piacciono guardare tutti i dettagli, non tutti si scaricano. Il PDF però di solito quando uno parla, no? la faccio sì, certo. vedere zoomata, loro poi se la stoppano e si guardano praticamente tutti certo. i dettagli. I francesi comunque lì si vede occupano Lodi, Cremona e tutta la linea dell'Adda, addirittura si spingono su Crema e arrivano fino a Brescia, io sto indicando nell'altro senso, ma si, si spingono fino a Brescia. Quindi il fianco strategico orientale, quello che dà verso il Veneto, è ormai sicuro, c'è la linea del, dell'Adda e poi ci sono anche degli altri avamposti e il fianco eh, occidentale invece è protetto dal Po'. Per cui quello che Napoleone in questo momento sta pensando di fare è puntare a distruggere il grosso dell'esercito austriaco che ormai si trova isolato tra Torino e Alessandria quindi l'armata di riserva attraversa il Po e punta su Tortona e attorno a Tortona ci sono vari combattimenti il più, il più famoso e il più importante è quel rotella su prof e si zoom. Eh, vediamo un po'. Bah. Un po di... Con StreamYard non è così semplice, io sono abituato con uh, Teams, con Webex, con Zoom, con StreamYard faccio un po' fatica. E scusa, ehm, scusate, mi sto perdendo. C'è il combattimento di Montebello in cui si mh, evidenzia il comportamento generale Lantan che diventerà duca di Montebello. E Napoleone in questo momento pensa che il generale Melas sia in inferiorità numerica, pensa che Melas abbia circa 22.000 uomini e che stia cercando di muoversi a sud di Alessandria in direzione Genova per cercare di ricongiungersi con le truppe di Ott. E nella realtà Mela si è fermo attorno ad Alessandria e quindi per effetto di, di, di questa valutazione eh, strategica non corretta Napoleone distacca il corpo di Desee che poi sarà molto importante durante la battaglia di Marengo verso sud, verso la, in direzione Novi sposta i corpi di Vittorio e di Lan su Marengo e Napoleone non si aspetta assolutamente l'uscita in forze degli austriaci da Alessandria e poi la battaglia che ci sarà due giorni dopo, cioè il 14 di giugno. In realtà, come dicevamo Melas, si è già riunito con tutte le truppe austriache ad Alessandria, tutte le truppe che erano giunte anche da Genova e dal Ponente Ligure. La mattina del 14 giugno esce in forze da Alessandria puntando su Marengo e puntando ad attaccare i francesi. Ora, ehm, ora parliamo di Marengo, dopo un'ora che chiacchieriamo di situazioni strategiche arriviamo a parlare di Marengo. Marengo è una battaglia molto particolare, diciamo che può essere suddivisa in tre fasi. La prima fase, fino al, dalle 9 alle 2 del pomeriggio, è relativa all'attacco austriaco, dalle 2 fino alle 5 del pomeriggio è una battaglia vinta dagli austriaci e persa dai francesi. E soltanto dopo le 17 con l'intervento di Désé, in particolare di una divisione del corpo di Désé, la battaglia da persa da, da una sconfitta si trasforma in una battaglia vinta. Oh, prima di andare avanti, vi faccio vedere anche qui alcune cose. Se qualcuno ha voglia, vuole approfondire, ci sono, un, non c'è tantissimo su Marengo, ma ci sono un po' di testi interessanti. Per esempio, io ho trovato molto utile questi due testi. Il primo, quello a sinistra, è La battaglia di Marengo di Luigi, a cura di Luigi Casali, che riporta tutta una serie di fonti francesi tradotte in italiano. Per cui se qualcuno non ha dimestichezza con il francese può prendersi questo volume ed è interessante, ci sono riportate diverse, diverse relazioni. Eh, dei partecipanti alla battaglia, dall'altra parte un libro che io ritengo il miglior libro che sia mai stato scritto sulla battaglia di Marengo: che è Marengo, Vittoria di Buonaparte di Antonino Ronco. Antonino Ronco è credo che sia un signore che ha mai più di 80 anni. Non so se sia ancora vivo, è uno storico locale eh, che, che vive a Genova. Ha scritto questo libro. Io ho la, la, questa copia che è stata pubblicata nel 2000 in occasione appunto del bicentenario degli eventi della seconda campagna d'Italia e l'ho trovato estremamente interessante perché fa un riferimento puntuale alle fonti sia francesi che mh, austriache, anche di e Massobrio, Marengo, la battaglia che creò il mito di Napoleone. Cioè ci siamo persi, Mirko, Mirko, ci sei? Sì, sì, è eh, la calcola. No, ah, ok, ok. Un... Boh. Eh, Chiari... Il libro di oh. Giannini e so... Ok, ok. Il libro scusa di ci, sia... ci sei. Io sì, è la tua connessione. Oh, no, no, io qui funziona tutto. Vabbè, um, andiamo avanti. No, cioè, quando vabbè, perdi vabbè. Di, gra di grafica è quando la tua connessione sta perdendo dati. Va bene, ok, eh, c'è il libro di Giovanni Masobrio Marengo, La battaglia che creò il mito di Napoleone. Secondo me ci sono tante cose che sono riprese dal libro di Antonino Ronco e poi c'è un libro della serie Osprey che, secondo me, mh, è fatto bene. che È quello di David Hollins, illustrato da Christa Hook, soprattutto David Hollins Marengo 1800. Napoleon's Day of Fate. Per cui anche questo se, se masticate l'inglese. Ho eh, oh, altre cose interessanti, per esempio, le potete trovare sul sito di questo personaggio, George nafziger che è uno storico militare statunitense, ha scritto moltissimo. Lì vedete alcuni esempi di libri scritti da nafziger sul periodo napoleonico, ma ha scritto anche molto sulla Seconda Guerra Mondiale e se andate in questo sito sono riproposti tutti gli ordini di battaglia eh, delle battaglie del 700, 800, 900, 600, 500. Lui è andato in giro per il mondo a recuperare ordini di battaglia sui testi che sono pubblicati per ogni dove e li ha messi a disposizione. Direi che è eh, che è molto, secondo me è molto interessante perché ve lo faccio vedere perché qui ho riportato lo scorriamo velocemente l'ordine di battaglia degli austriaci quindi qui vedete l'avanguardia e la colonna di destra del, del, marscia, del generale maresciallo o'Reilly eh, la colonna principale al comando di Melas o oh, se qualcuno è interessato, ripeto vi mando il file, queste stesse cose le potete trovare su quel sito guardate per esempio non so, vedete, brigata gener maggior generale Pilati Kaiser Dragon Regiment 4 309 cosa vuol dire? È il reggimento dragoni del re del Kaiser, 4 sono gli squadroni, 309 è il totale del, dell'unità. Se invece andiamo per esempio all'ultima riga Reggimento di Fanteria Arciduca Giuseppe, 3.111 vuol dire tre battaglioni per un totale di 1111 uomini. Lì vedete anche dei, dei figurini che rappresentano appunto alcune uniformi dell'esercito asburgico imperiale e con, con l'indicazione. Qui vedete invece i granatieri, oh, i granatieri, se vi interessa, erano delle compagnie che appartenevano a. Ciascun reggimento di fanteria di linea solo che le compagnie granatieri venivano separati dai reggimenti di linea venivano riunite tra di loro per formare dei battaglioni granatieri. Per cui, ad esempio, lì cosa vedete? Guardate il primo, Oebenfeld Grenadier Battalion, 4-16-23 sono i reggimenti di provenienza delle compagnie granatieri, quindi provenivano in quel battaglione dal quarto, sedicesimo e ventitresimo reggimento. Ho eh, oh, i granatieri. Eh, vedo Alessandro Caggese, che è un nostro studente del Poli di Ingegneria Gestionale, eh, che dice: I granatieri ungheresi erano famosi, i granatieri erano famosi ehm, a beneficio di tutti. Se vedete i pantaloni azzurri vuol dire che sono ungheresi, se i pantaloni sono bianchi vuol dire che sono reggimenti tedeschi, quindi erano immediatamente identificabili dal colore dei pantaloni, perché l'uniforme, la divisa del standard della fanteria di linea austriaca è di colore bianco. Qui vedete l'artiglieria, i famosi 92 cannoni, molti di questi erano pezzi leggeri e Qui invece successivamente passiamo ai, eh, sempre ai francesi, eh, scusate, gli austriaci. Questa è la cavalleria, in particolare è la colonna di eh, sinistra del maresciallo del generale Ott, eh, un dragone, un dragone leggero. Poi passiamo ai francesi. Questi sono alcuni esempi di figurini di, di, di fanti francesi, quindi un fante, un granatiere, granatiere con, col, col bacco, il fante nell'ottocento. Eh, nel 1800 ha ancora il, eh, porta ancora il bicorno che poi successivamente verrà sostituito dallo chacot quindi quel copricapo di forma, di forma cilindrica ma all'epoca avevano ancora, avevano ancora il bicorno, soprattutto la fanteria di linea. La fanteria leggera aveva questo strano, questo strano copricapo. Questa è la divisione Dese. Nel riquadro rosso è riportata la parte della scusate il corpo di Deset, nel riquadro rosso è riportata la parte della divisione che interverrà successivamente a battaglia ormai, ormai avanzata e, e sviluppata. Eh, qui vedete la, i reparti di cavalleria, vedete un dragone e un cavaliere, all'epoca nel 1800 si chiamavano ancora, eh, i reggimenti si chiamavano ancora di cavalleria. E sono i reggimenti che poi diventeranno successivamente i reggimenti di corazzieri, ma all'epoca si chiamavano ancora cavalleria o cavalleria pesante, come, come l'ho indicata in questa slide. Qui avete mh, i reparti dell'artiglieria francese. Eh, L'immagine che vedete a sinistra non è di Marengo perché è eh, Napoleone che punta il cannone alla battaglia di Lodi, nel, nella prima campagna d'Italia nel 1700 96, però l'uniforme è esattamente identica e quindi, ehm, e quindi eh, sì, certo, vedo Fabio Canfora che scrive, il, reggimento, il quarto reggimento è tedesco non ungherese, eh, non so se si riferisca a me, il quarto reggimento è il reggimento Hoch und Deutschmeister, che era un reggimento tedesco, è uno dei principali reggimenti dell'esercito asburgico, sì sì, era un reggimento tedesco non ungherese. Comunque al di là di queste questioni, come dire, eh, di, da, legate alle istituzioni militari, all'uniformologia, direi andiamo avanti. Ehm, ecco qua, il campo di battaglia di Marengo. Questo è il campo di battaglia di Marengo, poi vedremo qualche, qualche ingrandimento alle ore 8 della mattina. Da dove ho preso il campo di battaglia di Marengo, l'ho preso da questo signore. Questo signore ha un sito estremamente interessante, Obscure Battles, blogspot. Se andate a vedere, sono riportate sono soprattutto battaglie del Settecento e dell'Ottocento. Sarà questo il motivo per cui eh, mi interessa particolarmente. Sono riportate le mappe con la posizione delle truppe e lo svolgimento della battaglia nei vari, nelle varie ore del giorno. Che ha fatto questo, diciamo, quest autore. Io gli ho scritto personalmente, gli ho detto: Senti, posso usare per fare una presentazione su Marengo? Mi ha detto: Sì, sì, è estremamente gentile, siamo in contatto. Mi sembra anche una persona molto. Ha fatto un lavoro eh, del tutto egregio. Quindi facciamo un oh, po' di pubblicità, lo metto tra i link, metto tra i link, perfetto. Oh, analizziamo un attimo la posizione. Io vedete, qui ho sovraimposto, disegnato alcune linee e alcuni numeri penso che si vedano per chiarire come dire i punti cardine del campo di battaglia la posizione difensiva francese attorno a Marengoli, vedete le bandierine, le bandierine francesi è molto forte è ancorata se state vedendo questa live in televisione lo vedete bene se state vedendo un computer con uno schermo un po' piccolo fate, fate un po' fatica la mh, posizione di, di, difensiva francese è ancorata alla linea del Fontanone e ha tre capisaldi che sono il numero 1 il numero 2 e il numero 3 in particolare sono la cascina Stortigliona che è il numero 1 il numero 2 che è l'abitato di Marengo e il numero 3 che è la cascina Barbotta la cascina Barbotta se andate sul campo di battaglia di Marengo esiste ancora è ancora nella stessa posizione è ancora l'edificio dell'epoca Davanti a questa posizione, quindi numero 1, numero 2 e numero 3, tra la Bormida e il Fontanone, c'è la cascina di eh, Pietrabona, eh, che è il numero 5, in cui sono presenti alcune unità francesi come diciamo a, a picchetto, a controllo del, del, dell'attraversamento della Bormida. Eh, la posizione, come si vede dalla, dalla cartina, la posizione... Ehm, difensiva è coperta a nord da una serie di canali e di acquitrini e a sud dalle anse, come vedete, della Bormida e del Canale Fontanone. Nella parte alta c'è anche numero 4, c'è anche l'abitato di Castel Ceriolo, che inizialmente è occupato da ridotte forze francesi, e, e questo paese avrà una funzione piuttosto importante durante la battaglia perché. Gli austriaci punteranno su Castel Ceriolo per aggirare la linea francese da nord. Cosa succede? Gli austriaci escono da Alessandria e arrivano sul campo di battaglia superando il ponte di barche, il numero 6, il ponte di barche che c'è sulla Bormida, e sono diretti in direzione Marengo lungo la strada, quella lì indicata in, in marrone. Uh, Oh, eh, qui, qui ho rappresentato con dei colori le, le varie posizioni, questa è la posizione del, delle varie unità quando gli austriaci verso le ore 8 attraversano il ponte di Barche e verso le 9 si schierano e attaccano i primi picchetti francesi, vedete la forze di O'Reilly che, che rappresenta l'ala destra. Del, del dispositivo austriaco. Gli austriaci in questo momento stanno attraversando con qualcosa come 31.000 uomini e 92 cannoni, come dicevo soprattutto sono pezzi leggeri dei battaglioni. Gli austriaci sono divisi in tre corpi, in testa c'è l'avanguardia e l'ala destra al comando di O'Reilly. O'Reilly è, è un, un immigrato irlandese. Eh, tant'è che il suo nome di battesimo è Andrew O'Reilly, nelle fonti austriache è riportato come Andreas O'Reilly, ma era un, un, irlandese che, un immigrato irlandese come tanti immigrati irlandesi che combattevano per, eh, per l'esercito imperiale asburgico. Anche durante la guerra dei sette anni c'è l'esempio famoso del generale Brown, anche lui immigrato irlandese che combatteva per, eh, per gli austriaci. Eh, al centro c'è il grosso delle forze austriache che qui già si vede al comando di Melas sono circa 20.000 uomini poco più 20.500 uomini e poi in coda in questo momento non è ancora in visibilità il corpo di Ott con altri 7.500 uomini la divisione Gardan del corpo di Victor è la prima che viene investita dalle forze, eh, dalle forze austriache All'inizio del combattimento eh, è in azione soltanto il corpo di Victor, qui vedete ho riportato dove c'era la possibilità di avere un'immagine, per esempio di O'Reilly non ho trovato nessuna immagine, qui di Victor ho trovato l'immagine e l'ho riportata. All'inizio del combattimento è presente il corpo di Victor e la cavalleria dell'armata di riserva sotto Kellerman e sotto eh, Murat. In Totale sono 12.000 uomini, quindi stanno per venire investiti da una forza che è due volte e mezza la loro. Um, per effetto del, diciamo dell'azione austriaca, anche il corpo di Lan che vedete spostato verso San Giuliano, quindi a destra sulla mappa, anche il corpo di Lan si mette in movimento dall'abitato di San Giuliano per portarsi verso Marengo. Non sono tanti uomini, sono 5.000 uomini, ma diciamo è una componente importante dell'esercito. Qui vediamo un ingrandimento, credo che, che, che si veda un po' meglio della mappa di prima, mh, e si vede la progressione dell'attacco austriaco che come dire, lentamente e inesorabilmente respinge i francesi, respinge prima i primi picchetti e poi respinge dalla cascina Pietrabona fino all'abitato di Marengo e alla linea del Fontanone. La terza linea che vedete, quella più spostata verso, verso destra, è la linea del, del torrente Fontanone. Tra l'altro, se andate a curiosare il campo di battaglia, il torrente Fontanone lo trovate ancora. Intanto, vedete quella freccia che arriva da destra? Stanno sopraggiungendo i rinforzi francesi del corpo di Lan. Qui si vede bene, come dire, quello che avveniva e quello che avviene ancora adesso durante un attacco in cui non c'è uno sfondamento iniziale. Per cui c'è l'attacco, c'è l'attacco le truppe in attacco a un certo punto non riuscendo a sfondare cominciano ad allargarsi sul fronte per cercare di avvolgere ai lati il nemico la stessa cosa fanno le truppe in difesa e quindi il fronte di attacco progressivamente progressivamente si allarga um, oh, all'inizio come sempre il combattimento è soprattutto un combattimento di fanteria qui ho riportato due immagini che mi piace sempre mi piace uh -huh. sempre evidenziare di Giuseppe Rava che tu hai conosciuto ieri all'Aquila eh, che è un illustratore e che ringrazio perché mi ha fatto dei disegni uh -huh. con la firma quindi ciao Ah, che bello, che bello. E, um, è un, un illustratore secondo me uno dei più importanti se non il più importante illustratore che abbiamo in Italia per quanto riguarda le tematiche di tipo militare Qui vedete a sinistra gli austriaci, vedete la, la fanteria di linea di colore, con l'uniforme di colore bianco, la fanteria leggera con l'uniforme di colore grigio, colore grigio topo, e invece a destra avete i francesi. Il combattimento è un tipico combattimento di fanteria napoleonica: gli uomini combattono spalla a spalla, c'è qualche reparto che opera in formazione dispersa in cosiddetto ordine di schermaglia, ma. Sostanzialmente, la maggior parte delle unità operano in ordine chiuso. Se siete interessati ad approfondire questa tematica, andate a vedervi l'altra live che ho fatto sempre su questo canale su, sulla, sulla guerra napoleonica. Oh, se a qualcuno di voi venisse in mente di andare a visitare il campo di battaglia, oh, tenete presente che. Il campo di battaglia attuale ha subito delle modifiche rispetto alla condizione in cui si trovava nell'Ottocento. Per cui lì le, tutte quelle linee rosse che vedete di, 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 del percorso del fiume de, de, della Bormida eh, sono, sono i percorsi attuali. cioè Originariamente nell'Ottocento la Bormida scorreva con tutte quelle anse e con tutti quegli acquitrini che avete visto sulla mappa. Attualmente la Bormide, il fiume Bormida è stato deviato e non ha più tutte quelle anse che aveva, che aveva in origine. Addirittura è stato creato anche una derivazione del torrente Fontanone che si chiama Rio Sambui, che si trova grossomodo tra Marengo e la Cascina Barbotta. Questo è un se volete con questa slide, voi potete andare sul campo di battaglia e vedere le posizioni relative dei diciamo dei reparti sul, sul campo. Oh, una... Guarda, sembra quasi serio. Ah, eccolo qua. Questo siete l'altro giorno all'Aquila, giusto? Quindi ci sei tu, Capitini al centro, Giuseppe Rava, Rava. e chi sono gli altri due? Eh, Modelista e altri che si occupano di Wargame, eccetera, e ovviamente eravamo ospiti di Sant'Angelo, quindi Salvatore Sant'Angelo che ha organizzato tutta, tutta la cosa. Beh, bello, sì, dai, bello. Peccato che era un po' distante, se no sarei venuto volentieri a rompere le scatole. Ecco, un'altra cosa interessante che trovate sul campo di battaglia è il forte Bormida. Il forte Bormida, che all'epoca non esisteva, è stato costruito alla metà dell'Ottocento dal genio dell'esercito del Regno di Sardegna. Grosso modo tra il 1857 e il 1859, in previsione della guerra contro gli austriaci, un maggiore tal, me lo sono scritto, candido, sobrero e, e ovviamente questo forte all'epoca della battaglia di Marengo, di Marengo non, non esisteva. Oh, vediamo cosa succede alle ore 10. Questa è la posizione, la posizione alle ore 10 quando ormai gli austriaci hanno respinto gli avamposti francesi e sono arrivati alla linea del Fontanone. Cominciano l'attacco in forze della linea francese. Nel frattempo, la colonna austriaca di sinistra, quella di Hot, quella, quella su in alto, punta su Castel Cerriolo per aggirare da nord la, la linea francese. Il corpo di Lan ormai è arrivato in linea e sulla linea di battaglia, e si schiera alla destra di Marengo. Qualche reparto viene inviato su Castel Cerriolo, che era praticamente sguarnita. C'erano dei reparti di cavalleria, ma. Era sguarnito da reparti di fanteria. A quest'ora, quindi alle 10 di mattina, ormai Napoleone si è chiaramente reso conto che non si tratta di una semplice puntata offensiva, ma di una battaglia in grande stile. Qui vedete: il generale Lann diventerà poi maresciallo, eh, come penso molti di voi sappiano. Eh, muore per colpa di un, una palla di cannone alla battaglia di Asper Nessling nel 1809 era uno dei due amici di Napoleone, uno, uno dei due eh, a cui Napoleone, che, che si permetteva di dare del tuo a Napoleone, uno era l'Anne e l'altro è Desee, che morirà sul campo di battaglia di Marengo. Ehm, passiamo alla slide successiva, ecco, qui vediamo una rappresentazione, questa non è di, di eh, Giuseppe Rave, è di Christa Huck, abbiamo una rappresentazione pittorica dell'attacco austriaco alla linea del Fontanone, si vedono sullo sfondo i francesi che sono schierati in linea e in primo piano gli austriaci. Ho oh, due parole per chi ha questo interesse di tipo uniformologico. Guardate il copricapo degli austriaci. Eh, mh, in teoria nel 1800 la fanteria austriaca avrebbe dovuto essere dotata di caschetto con la cresta di colore giallo e nero, come avete visto in, alcuni, in alcune immagini che ho mostrato precedentemente. Molti reparti avevano ancora il vecchio copricapo che risaliva alla fine del Settecento, il copricapo con cui avevano fatto, per esempio, la prima campagna d'Italia. In molti casi i reparti erano ancora, erano ancora diciamo, vestiti, portavano ancora questo, questo copricapo. In questo caso. Questo è un reggimento di fanteria ungherese e lo si può distinguere dal fatto che porta i pantaloni, i pantaloni color si dice carta di zucchero, quindi quel, quel bluette eh, chiaro, insomma, color carta di zucchero. Eh. Eh, ho eh, una descrizione, come dire, interessante del combattimento. Ce la dà il generale Rivaux che comandava la 96esima demi-brigade, l'equivalente di un reggimento, che stava alla sinistra di Marengo. Si ingaggiò una sparatoria estremamente viva che durò un abbondante quarto d'ora. Gli uomini cadevano da una parte e dall'altra. Io persi in questo istante la metà della mia linea. Fu una carneficina. Giudicai che tutto era perduto se non ci si riuniva. Malgrado la ferita, era stato ferito una gamba, mi recai al centro dei miei battaglioni, fermai i tamburini che fuggivano, li condussi avanti e li feci battere la carica. Le mie truppe si fermarono, le feci voltare e sotto il fuoco molto violento del nemico le riportai all'attacco. Respinsi i granatieri che già avevano passato il fossato e feci poi ripiegare il nemico sino a 300 passi dal villaggio. Allora, poiché le truppe del generale Lann avanzavano di pari passo sul fronte del villaggio, la situazione fu ristabilita. Um, ore 12 tra le 10 della mattina, quindi la situazione che abbiamo visto nella mappa di prima, e le ore 14, qui, qui abbiamo cristallizzato la situazione a mezzogiorno. Si susseguono gli attacchi austriaci contro la linea francese, che piano piano, anche per la forza del numero, comincia a vacillare e a cedere verso il campo di battaglia si vede da, da San Giuliano che, che stanno provenendo, stanno arrivando, sta arrivando la prima divisione del corpo di Desè, è la divisione Monnier se non ricordo male, che era, si era attardata nel, nello spostamento la mattina e quindi è stata richiamata subito sul campo di battaglia, come anche arriva la guardia consolare con, con Napoleone per un totale di altri 5.000 uomini da buttare nel calderone. Il combattimento è generalizzato dalla cascina Stortigliona dove c'è scritto O'Reilly, vedete che c'è quel circoletto azzurro lì, c'erano dei francesi alla cascina Stortigliona, fino alla cascina Barbotta che è grosso modo dove c'è scritto Lann sulla, sulla cartina, passando per Marengo che è dove c'è scritto invece Victor. Gli austriaci attaccano, come vedete, anche a nord su Castel Ceriolo, difeso da poche unità francese. Castelceriolo cade e quindi c'è il rischio che le forze francesi vengano avviluppate eh, sul fianco. Oh, guardiamo questa cosa interessante. Due parole su quello che avviene all'estremità meridionale del campo di battaglia. Vedete che c'è la confluenza da un lato della Bormida e dall'altro del Fontanone e c'è quella cascina, che è la cascina stortigliona, che è un, un punto tattico eh, importante per la battaglia. Quella è la posizione chiave della battaglia, la, la cascina stortigliona, Lì c'è un battaglione di circa 500 uomini comandato dall'aiutante generale eh, Dampierre, per cui passerà la storia come il distaccamento Dampierre. Dampierre si ritira, com combatterà tutta la giornata, si ritira combattendo, come vedete, nella mh, la cascina Calcamugia e poi alla Casa Bianca più sotto. E terrà impegnato gli austriaci per buona parte della giornata. Soltanto nel tardo pomeriggio, ormai a secco di munizioni, sarà costretto ad arrendersi alle, for alle soverchianti for forze avversarie. Dampierre verrà poi reimpatriato e in seguito viene processato e viene rimosso dal grado. Per cui, nonostante il suo comportamento assolutamente convincente in battaglia, avrà una serie di problemi non indifferenti per quanto riguarda la sua carriera militare. Siamo alle ore 15, ormai come vedete sopra la battaglia è persa perché a partire dalle ore 14, grosso modo, l'armata di riserva è sconfitta su tutta la linea e pian pianino si sta ritirando verso San Giuliano che è quell'abitato eh, che è stato che, che è spostato sulla sulla destra della cartina e che ha quel cerchio. Questo eh, è un momento cruciale. Eh? Cioè, sì, sì. Secondo te l'errore principale, è il motivo del cambio, diciamo? Ovviamente l'arrivo dei rinforzi, ma soprattutto perché gli austriaci qua cominciano a dividersi e a inseguire. Allora, sicuramente, dunque, sicuramente, sicuramente le forze francesi eh, non sono andate in rotta perché il combattimento è una ritirata relativamente ordinata, perché tutti i reparti francesi avevano ancora una parvenza di, diso, di, scusate, di, ordine, di ordine formale, per cui si ritirano combattendo. Quella che vedete qui è la situazione alle tre del pomeriggio, quando ormai anche la Guardia Consolare è entrata in linea. Se guardate la Guardia Consolare è quel quadrato azzurrino che sta sviluppato all'interno del de, diciamo di de quella fascia rossa dove c'è scritto, scritto Melas. La fanteria della Guardia consolare non è ancora Guardia Imperiale, è ancora Guardia del Primo Console, quindi è Guardia Consolare. È inquadrato perché in quella zona del campo di battaglia, fateci caso, la zona è sgombra da ostacoli e quindi la cavalleria austriaca, che è nettamente superiore almeno numericamente rispetto alla cavalleria, uh, cavalleria francese, può operare senza troppi problemi. Purtroppo sono le tre del pomeriggio, ma manca ancora un'ora abbondante prima che Désé, che sta arrivando da sud, riesca ad arrivare a San Giuliano. Oh, eh, anche qui abbiamo di questa fase della battaglia dei testimoni d'eccezione. Per esempio, il primo è l'aiutante di campo e l'aiutante di campo del generale Vittor. I corpi che si trovavano al centro eh, si ritrovavano a scacchiera. Sostenuti da due colonne pronte a formare il quadrato in caso di bisogno. Questa è la dimostrazione che si stanno ritirando combattendo. Alle ali, la nostra debole cavalleria, aiutata dalle colonne di fanteria, allontanava quei reparti nemici che ci serravano troppo da vicino. L'altro testimone della, della situazione è Jean-Roch Coignet, che era con la, con la Guardia Consolare. Noi comincia a scusate, non con la Guardia Consolare, è con un, un granatieri di un reggimento di linea. E passa a fianco la guardia consolare noi cominciamo a sparare e battere in ritirata ma in ordine le cartucce stavano per mancare quando arrivò la guardia consolare con 800 uomini carichi di cartucce nei loro sacchi di tela essi passarono dietro i nostri ranghi e ci diedero le munizioni questo ci salvò la vita oh e qui è il momento in cui io ho fatto un ingrandimento della mappa della cartina in cui si consuma come dire, il sacrificio della guardia consolare. La guardia era chiusa in quadrato e teneva l'estrema sinistra. Eh, scusate l'estrema destra, quindi la parte alta della linea francese, la guardia consolare, circondata da tutti i lati e martellata dal fuoco delle artiglierie austriache, viene fatta a pezzi. Eh. Nel combattimento contro la guardia consolare, qui vedete una rappresentazione presa dal libro sempre di David Hollins, nel combattimento contro la Guardia Consolare si mettono in mostra i cosiddetti cacciatori di Bussy. Cosa sono i cacciatori di Bussy? Sono un reparto di ehm, cacciatori a cavallo mh, formato prevalentemente da eh, nobili francesi immigrati. Questi, si, mh, operando contro la Guardia Imperiale, si fanno beffe dei francesi facendo volteggiare, come si vede nell'immagine, nella parte destra, sulla punta delle loro sciabole i berrettoni di pelo dei granatieri che sono stati uccisi e catturati. Quindi, anche in questo momento, anche la Guardia, Imperia, la Guardia scusate, Consolare si ritira. La battaglia, in questo, in questo momento, alle tre del pomeriggio, è sostanzialmente persa per i francesi. In questo momento, basterebbe forse un vigoroso attacco della cavalleria austriaca e i francesi sarebbero sopraffatti. Melas, però, probabilmente il comandante in capo austriaco, convinto che la battaglia ormai sia vinta. Diciamo che Melas, eh, che aveva combattuto anche durante la guerra dei, dei sette anni, aveva una concezione bellica eh, molto legata a um, un modo di fare, eh, di fare la guerra del Settecento, quindi è convinto che ormai le forze francesi siano, siano sconfitte. E quindi che ulteriori azioni offensive siano sostanzialmente inutili. Mm. Eh, per Quanto cui la Crea un fantastico parallelismo, no? Perché qui il quadrato della guardia viene sconfitto, Napoleone richiedeva alcuni comandanti, se solo li avessi avuti, no? A Waterloo. Sì. E anche sì. lì il quadrato della guardia fra l'ultimo canto del cigno. Quindi è interessante vedere come questa è una delle battaglie che sono fondamentali. Per il mito sì, napoleonico assolutamente quindi, sì. Il mito si è fondato qui ed è finito lì esatto, quindi comincia e finisce, diciamo, con eh, con gli stessi reparti, quindi con eh, la distruzione di reparti. Di fatto, io credo che se non fosse riuscito a ribaltare la situazione in questa battaglia, probabilmente molto del mito napoleonico non ci sarebbe. Probabilmente anche la storia politica di Napoleone se fosse stato battuto a Marengo sarebbe stata diversa. Comunque, in ogni caso, l'attacco finale degli austriaci non si sviluppa, i francesi riescono a, ritirar a ritirarsi abbastanza indisturbati e, benché siano stati sconfitti, ormai sono, sono su San Giuliano. Ehm, ecco, e probabilmente alle tre o forse un po' dopo quindi forse un po' dopo, qualcuno dice anche un po' prima, qualcuno dice verso le due, qualcuno dice verso le tre, che Napoleone si incontra con il generale Desè. generale Desè, erano amici i due, si conoscevano molto bene, si davano del tu, si incontrano a San Giuliano. Le truppe di rinforzo di Desè non sono ancora arrivate sul campo di battaglia, ma lui è andato avanti. Tra l'altro, eh, anche se qui c'è una rappresentazione della, della campagna d'Egitto a sinistra di Desè, All'epoca della battaglia lui era vestito non con l'uniforme militare, ma era vestito con abiti civili e i due pare si siano scambiati delle battute. Allora, Burien, che, che ha lasciato delle memorie, eh, pare dice che Desea abbia, abbia detto: Me lo, me lo sono scritto e, e quindi ve lo leggo: La battaglia è completamente perduta, ma non sono che le due, e abbiamo tempo di vincerne un'altra oggi. Sembra che abbia detto questo. Questa cosa qui può essere un'affermazione, un come dire, affascinante, gloriosa. Guarda, arriva uno, si rende conto che potremmo, possiamo ribaltare sì, Anche perché i francesi sono abbastanza famosi per mettere delle frasi storiche, anche quando quella a cui veniva attribuita diceva, no, ma io non l'ho detto. Saluta Cambron. Esatto. Eh, probabilmente questa frase è completamente inventata, prima di tutto perché Bourienne non era presente all'incontro. E poi quel giorno lì, la sera sarebbe, il pomeriggio, sarebbe, poche ore dopo sarebbe morto e quindi non avrebbe potuto né smentire né confermare quello che ha scritto Bourriè. Molto più ragionevole è quello che invece, secondo me, ci racconta il generale Marmont, che era il comandante dell'artiglieria, che ha lasciato un resoconto della battaglia. In cui dice quello che vedete lì riportato è necessario un fuoco vivo d'artiglieria che intimidisca il nemico prima di tentare un nuovo attacco, senza questo non c'è possibilità di riuscita, cioè Desè era un generale, era uno abituato a trattare in modo pratico le situazioni. Quindi arriva e cerca di dare un contributo alla situazione con qualcosa di operativo da fare, non tanto con delle idee adesso ribaltiamo tutto, Faccia, cominciamo a fare questa cosa. Ehm... dopo le 15 come abbiamo detto la battaglia è vinta dagli austriaci e vi è un momento di calma adesso passiamo sul fronte austriaco vi è un momento di calma della battaglia il generale melas forse perché era stato ferito e quindi è provato è un po' stanco forse perché era anziano all'epoca aveva 71 anni questo è abbastanza tipico di tutti i generali austriaci delle guerre napoleoniche, almeno fino al, 12, fino al 13, in cui subentrano generali un po' più giovani, i generali della prima e della seconda campagna d'Italia, come anche i generali della, eh, della campagna di Austerlitz, sono tutti generali molto in là con gli anni, se va bene hanno 60 anni, se no anche 70 o più anni. Eh, Melas decide di ritirarsi in Alessandria e lascia il comando a quella persona che vedete lì, che è il generale Zak, che è il suo capo di stato maggiore. Zak cosa fa? Organizza con calma le colonne austriache per inseguire il nemico che ormai è stato battuto. Zak fa avvicendare le truppe che anche gli austriaci sono molto stanchi perché si sono battuti tutto il giorno, sono stremati e quindi vengono portati in, in prima linea dei reparti che sono un poco più freschi e che sono stati tenuti di riserva durante la giornata. Cosa si preparano a fare gli austriaci? Si preparano ad attaccare San Giuliano con, che è l'ultimo punto di resistenza, l'ultimo nodo di resistenza del, dell'armata di riserva francese, con una colonna di circa... Eh, 6.000 uomini, vedo Luca Prampoliche che dice: Melas ha fatto Melina, sì, sostanzialmente sì. A un certo punto, quando era il momento di dare il colpo di grazia all'esercito francese, eh, si è fermato. O oh, dal canto loro, eh, i francesi cosa fanno? Sfruttano questa pausa che viene concessa dagli austriaci per rinsaldarsi attorno a San Giuliano, il corpo di Victor. Che è quello il primo che è stato attaccato dalle truppe austriache, è praticamente fuori combattimento, è hors de combat, come dicono i francesi, e viene posizionato nelle retrovie. Quello che resta del corpo di LAN si schiera a nord di San Giuliano, dell'ultimo paese sulla mappa, poi vedremo un'altra mappa eh, fra, nelle prossime slide. E le truppe fresche di Désézé che stanno arrivando sul, sul campo di battaglia. Vengono schierate di fronte a San Giuliano per affrontare le colonne austriache. Ecco, questa è la eh, situazione del campo di battaglia verso le 5:30 e mezza quando inizia il contrattacco francese. Qui si vedono le posizioni francesi attorno a San Giuliano. San Giuliano è il paese dove più o meno dove c'è scritto Napoleone. Eh, vedete il corpo di Victor dietro a San Giuliano, perché ormai è un corpo. Eh, non più affidabile, non più combattente. In prima linea ci sono le truppe fresche di Desee che sono da poco giunte sul campo di battaglia. In particolare si tratta della divisione Boudet anche il generale Boudet lascerà un resoconto del combattimento che è molto importante per capire che cosa avviene in questa fase della, in questa fase della battaglia e dall'altra parte si vedono le colonne austriache che stanno convergendo sui francesi, in particolare la colonna di 6.000 uomini del generale Zach, che ho messo anche quel, diciamo, quel, quella nuvoletta per, per far vedere, ecco, quella situazione in cui avverrà il... Il combattimento che eh, rovescerà le sorti della, della battaglia stessa. Ehm, ok, passiamo alla successiva, per, a beneficio di tutti. Stiamo arrivando alla fine, per cui non, non, non vi preoccupate, prima delle 11 finiamo. Eh, probabilmente è all'inizio di questo nuovo combattimento che il generale Désézé viene colpito a morte. Secondo il mito napoleonico che poi è stato costruito, Deset avrebbe detto prima di morire, andate a dire al primo console che io muoio con il rammarico di non aver fatto abbastanza per vivere nella posterità. Vi sembra un po' una faronata, questa è sicuramente un'invenzione. Quello che è certo è che Deset fu colpito al cuore. Era prolisso. Poi, esatto, fu colpito al cuore perché poi ci sono dei chirurghi che hanno recuperato il corpo e hanno fatto una sorta di autopsia e quindi molto probabilmente è caduto fulminato sul colpo. Forse non ha fatto neanche a tempo a dire sono morto. È una delle tante morti, come dire, rapide e anonime come ne avvengono tante sui campi di battaglia. Purtroppo il corpo di Dese, secondo quella che era una barbara usanza dell'epoca è stato subito spogliato dai francesi e lasciato solo con la camicia. Probabilmente eh, non, non è stato neanche riconosciuto Désé perché era in abiti civili. Désé era in borghese, come si vede nell'illustrazione di sinistra. E probabilmente nella concitazione del contrattacco lui è morto senza che nessuno se ne accorgesse. Anche gli aiutanti di campo probabilmente non se ne sono accorti. Addirittura c'è questa. In una fonte è riportato anche questo fatto interessante che un soldato eh, si appropria del mantello che eh, indossava il, il generale e vede che il mantello era forato, quindi questo avvalorerebbe l'ipotesi che Dese sia stato colpito alla schiena e quindi con tutta probabilità sia stato colpito da fuoco amico. Comunque la questione è aperta. Che Désé sia stato colpito dagli austriaci o sia stato colpito dal fuoco amico, a noi poco importa. Quello che avviene è che il generale Désé, amico di Napoleone, cade sul campo di battaglia di Marengo e viene assurto agli onori della gloria del mito napoleonico. Questo è il dettaglio del contrattacco francese. Lì ho ingrandito la mappa e poi ho fatto una schematizzazione. Eh, Sto leggendo una, una osservazione su, come si dice, sulla chat. Per i francesi Marengo non viene considerata troppo importante. La rue Marengo a Parigi è una piccola strada a lato del Louvre. Nulla a confronto con Austerlitz. Birak. Secondo me, facciamo una riflessione. Secondo me se uno dovesse fare un elenco delle tre battaglie napoleoniche più importanti per il mito di Napoleone, Marengo... Austerlitz, Waterloo eh, l'inizio, la fine e l'apogeo e io faccio fatica a dar credito al fatto che per i francesi Marengo non sia importante Beh, accanto eh, a Louvre io... chissà eh. cosa hanno dovuto rinominare Comunque vabbè, continuiamo questo è il, il contrattacco francese come vedete l'attacco si sviluppa in ordine misto con una parte dei battaglioni in colonna vedete per esempio la nona demi lì nono reggimento leggero demi brigade leggera che è due battaglioni in colonna e uno in linea il trentesimo tutto in linea il cinquantanovesimo due battaglioni in colonna e uno in linea la, quella lì è la divisione Baudet. Che ehm, era, faceva parte del corpo, del corpo di Désé che avanza, come vedete, in ordine obliquo a scalare da, da sinistra verso destra, con in testa la nona demi brigade. Sul fronte della divisione c'è il generale Marmont con, con l'artiglieria con i 18 pezzi di artiglieria ancora funzionanti e ancora attivi, che aveva portato, portato in linea. Eh, anche gli austriaci, non è che stanno, eh, stanno a prenderle e basta, anche gli austriaci rispondono al fuoco e siccome la superiorità dei cannoni austriaci è importante, riescono a mettere a tacere quella, quella è sostanzialmente una grande batteria, quindi quell'assembramento di cannoni francesi, la grande batteria di Marmont. Eh, anche qui, come vi dicevo, abbiamo il resoconto del rapporto d'operazioni. Della divisione Boudet, del generale Boudet, tutta la linea si mise in moto a passo di carica e la mia divisione formava la prima linea. La mia brigata di sinistra, composta dalla nona leggera, dovette affrontare i granatieri ungheresi che erano stati appena raggruppati dal generale Melas. Lui non sa ancora che il comando è passato a Zack perché scrive, credo, la sera stessa o il giorno dopo. Affinché questo corpo scelto potesse sfruttare vantaggiosamente la vittoria che egli riteneva assicurata. Questo corpo di granatieri era sostenuto da una cavalleria molto forte che si prolungava oltre le ali della mia prima brigata. La loro resistenza fu accanita, ma il valore della nona leggera la rese vana ed una fortunata carica della nostra cavalleria coronò questo attacco. Allora, qui è importante dire due cose. La prima, sicuramente, il rovesciamento della battaglia è di peso. Esattamente dal nono leggero, il cosiddetto reggimento incomparabile, eh, l'incomparable alla francese, mh? e anche dalla successiva carica di cavalleria, come lo stesso generale Boudet riporta, di Kellerman. E adesso vediamo l'altra azione. Nel frattempo, che cosa è successo? Il generale Kellerman ha sotto il suo comando circa 400 cavalieri ancora efficienti, è schierato. Sul lato destro, come avete visto nello schema di prima, eh, della divisione Boudet, durante lo scontro del, delle fanterie, quindi della nona demibrigade contro i granatieri austriaci, Kellerman intuisce la possibilità di lanciare la propria cavalleria alla carica e di sconfiggere il nemico. Marmont, che è presente, Marmont che poi diventerà anche lui maresciallo, eh, Marmon, che è presente e comanda l'artiglieria, scriverà al proposito: mai la fortuna ha giocato un ruolo così decisivo, mai un generale ha manifestato. Scusate, ho, ho sbagliato. Ha manifestato una tale perspicacia, vigore ed efficacia di Kellerman quel giorno. È il classico colpo d'occhio che i comandanti di cavalleria dovevano avere per sfruttare il momento opportuno per lanciare la carica quando l'avversario era percepito come, come indebolito. Eh, Kellerman stesso ci lascia anche lui un resoconto. La manovra fu decisiva e la colonna venne annientata in un istante. Tre battaglioni di granatieri e l'intero reggimento di Wallis sono sciabolati e catturati. Il cittadino Lerisch, cavaliere del secondo reggimento, quindi il reggimento pesante, fu fa prigioniero il capo dello Stato Maggiore, cioè zac Sei bandiere e quattro pezzi di artiglieria cadono nelle nostre mani. Questo è, come dire, la, eh, il momento cruciale del ribaltamento della battaglia, tant'è che ad esempio è stato eh, rappresentato in quel francobollo che hanno emesso le poste italiane nel 2000 a commemorazione del bicentenario della battaglia di Marengo, riportando la carica dei granatieri a cavallo della Guardia Consolare, perché oltre alle truppe a piedi c'era anche un nucleo di garantiera a cavallo della guardia consolare che hanno partecipato anche loro alla carica di, di Kellerman Beh, diciamo quali sono i punti focali del cambio, l'arrivo di truppe francesi che si schierano in linea mentre gli austrici arrivano in colonna e non si rendono conto che ci sono delle truppe fresche e addirittura sei in colonna che è la posizione più esatto. vulnerabile che esiste nel mondo napoleonico e l'intuizione di ovviamente personaggi come Kellerman vedono una colonna praticamente mi inviti a nozze questi fattori che secondo me sono stati anche fattori abbastanza invisibili per gli austriaci perché mentre le truppe venivano schierate quelle che erano stanche hanno cominciato a passare i ranghi di quelli che avanzavano quindi gli austriaci ormai consideravano il nemico battuto improvvisamente si trovano una forza fresca e loro sono nella posizione più vulnerabile possibile come una battaglia può cambiare nel giro di un quarto d'ora Vedo, vedo che qualcuno nella chat dice come mai non hanno fatto quadrato. La possibilità di fare quadrato eh, esisteva nel momento in cui tu, per qualche motivo, avevi la visibilità di renderti conto che la cavalleria stava per caricarti. All'interno di una mischia, come probabilmente, e come ci raccontano anche i testimoni, si stava svolgendo il combattimento tra la fanteria austriaca e la fanteria francese, la carica sul fianco della cavalleria francese credo che sia stata risolutiva e credo che, che questo sia il motivo di, del, del risultato finale ecco. questo è come dire ehm, è il quadro che immortala l'azione decisiva questo è il quadro forse più famoso della battaglia di Marengo è il quadro di Louis-François Lejeune e ti racconto una cosa curiosa eh, questo pomeriggio siccome ho mandato la locandina a un po' di persone mi ha scritto un mio ex studente che mi ha detto si chiama Loris Venegoni e quindi lo saluto se è presente mi ha detto ah ma senta, sa professore che io ho sempre avuto questo quadro appeso in sala e non ho mai saputo di che, a che cosa si riferisse Dice, ho chiesto ai miei genitori e mi hanno sempre detto ma è qualcosa di napoleonico gli ho detto io ti boccio questo qui è il famoso quadro di Lejeune sulla battaglia di Marengo giusto cosa si vede è eh? vero ma giusto cosa si vede in questo quadro si vede a sinistra la linea della nona demibrigade leggera, si vede che sono leggeri perché hanno i pantaloni blu mentre la fanteria di linea ha i pantaloni bianchi che sta scambiando fucilate si vede anche il fumo lì davanti con la linea austriaca. Al centro in primo piano c'è l'artiglieria di Marmont, qualche pezzo che sta ancora sparando ma il resto dei pezzi sono, fatti, sono stati distrutti e invece sullo sfondo c'è la fanteria austriaca si vedono le bandiere gialle che sono le bandiere del, dei, delle, dei battaglioni di fanteria austriaca che sono in combattimento con, con la cavalleria francese che, che li ha caricati. L'azione della fanteria di Désé e combinata con l'azione della cavalleria di Kellermann mettono in rotta l'intera colonna austriaca. Anche il, il comandante, come abbiamo visto. Il generale Zach viene catturato. L'entusiasmo per il successo di questa azione, come dire, sprona un po' anche le altre unità francesi, in particolare il corpo di Lan, al contrattacco. L'esercito austriaco, in preda al collasso, si sbanda e progressivamente si ritira verso Alessandria. Questa è una bella domanda, ma dov'è Napoleone in tutto questo? Napoleone era a San Giuliano, Napoleone è dietro, è nelle retroguardie. Questa è una battaglia. Vinta a mio modo di vedere, dai suoi subordinati. Io ritengo che Napoleone vinta dal talento e l'intuizione. Dal talento e dall'intuizione. La guerra è un'arte, non è una scienza esatto. E non si impara nelle accademie, ma sul campo di battaglia, eh, arriviamo alle conclusioni, la disfatta, così, eh, così ce ne andiamo. La disfatta austriaca. Fu sicuramente una sorpresa per i francesi. I francesi non si aspettavano sicuramente di ribaltare, anche se poi dopo Napoleone ci ha costruito un mito. Durante la battaglia i francesi non si aspettavano di, di certo il risultato, però è anche vero che l'impatto più negativo probabilmente l'hanno avuto gli austriaci stessi. Le perdite erano state consistenti da entrambe le parti. Gli austriaci, come dicevamo, si ritirano eh, ad Alessandria. E i francesi non sono troppo ansiosi di inseguirli perché hanno preso delle belle batoste pure loro. Hanno riconquistato, riacquisito le posizioni che occupavano la mattina e quindi sono ritornate alla posizione di Marengo sulla linea del Fontanone. Il giorno successivo, il 14 di giugno, cioè il 15, iniziano le trattative e alla fine si giunge: si arriva a un armistizio. Si arriva a un armistizio tra Melas e Berthier. Che è stato mandato da Napoleone a trattare l'armistizio con il comandante austriaco. Tra l'altro, una curiosità: Bonaparte non ha mai avuto modo di conoscere personalmente eh, il generale Melas. Secondo gli accordi, gli austriaci. Non vengono catturati, non vengono presi prigionieri, ma possono ritirarsi in Veneto dietro la linea del Mincio, quindi la linea che va grossomodo dal lago di Garda fino a Mantova, che è una linea di difesa naturale del Veneto. E quindi alla fine, come succedeva spesso, eh, Melas e gli austriaci hanno la possibilità di andare a combattere da qualche altra parte dove volevano. Ai francesi, i francesi hanno il grosso vantaggio che rimangono padroni sia del Piemonte che della Lombardia che precedentemente invece erano in mano austriaca. La guerra comunque con la battaglia di Marengo non termina perché sarà necessaria una lunga campagna in Germania che si conclude con una grande vittoria del generale Moreau sugli austriaci alla battaglia di Hohenlinden, sempre nel 1800, battaglia poco studiata ma molto interessante. E per effetto di questa sconfitta austriaca sul fronte tedesco si arriva alla pace di luneville la pace di luneville è del febbraio del 1801, 8 febbraio 1801 se non ricordo male, che pone fine alla guerra, pone fine alla guerra della Seconda Coalizione, per cui cosa succede? Le acquisizioni francesi nel Nord Italia e in Germania vengono definitivamente sancite e quindi Napoleone ha in mano sia il diciamo tutti tutte le zone fino al confine con tutti i territori fino al confine con il Reno, il confine naturale con il Reno e tutto il nord Italia tranne il Veneto. Un po' la stessa cosa che aveva ottenuto con il trattato di Campo Formio durante, eh, dopo, scusate, durante dopo la prima campagna d'Italia. Eh, domanda sì. Questa storia d'amore tra sì. Napoleone e Moreau, come finisce quando Napoleone diventa imperatore? Visto che abbiamo parlato di lui e dell'altro dall'altra parte, entrambi una... vincitori. Entrambi vincitori, Morò se ne va, Moreau se ne va e va a combattere per gli alleati. Tra l'altro qui eh, una cosa curiosa e interessante, eh, spesso parlando di, di queste situazioni, cioè... Di persone che si spostavano e combattevano per altri eserciti, pur essendo di provenienza, che so, ad esempio, francesi che combattono per gli austriaci, eh, irlandesi che combattono eh, per i francesi e così noi abbiamo un'opinione sbagliata legata al principio delle nazionalità che si è diffuso e sviluppato nell'Ottocento, ma all'epoca non avevano questo senso di appartenenza ad una nazione come possiamo avere noi. Cioè, noi penseremmo subito, ah, guarda, un francese che va a combattere per gli alleati è un traditore. Questa quest idea qui loro non ce l'avevano. Questa idea qui comincia con la Rivoluzione francese, quindi l'idea della nazione francese, e poi si propaga per tutto l'Ottocento. È, sol è soltanto l'uomo moderno che ha questa idea, loro non ce l'avevano, quindi non, non vedevano questa cosa come una cosa strana. Bernadotte, Bernadotte no, lo stesso Jomini, l'altro teorico militare insieme a Clausewitz, era francese. Ma durante le guerre napoleoniche combatte eh, per gli alleati. Eh, questa è l'ultima slide, Conclu mi pare che sia, no, forse ce n'è ancora qualcuno, mi pare che sia una delle ultime slide. Ovviamente noi non possiamo terminare questa chiacchierata senza ricordare le sofferenze dei soldati. La guerra alla fine è una sofferenza e sulle sofferenze dei soldati sul campo di Marengo, come su tutti i campi di battaglia, vanno ricordati, lo facciamo con le parole di Jean-Roch Coignet, nella corte di Tore Garofoli i feriti della guardia giacevano sulla paglia e si facevano delle amputazioni. I chirurghi facevano le amputazioni. Era straziante sentire grida dappertutto. Uscii con il cuore stretto dal dolore, ma nella pianura mi si presentò uno spettacolo ancora più doloroso. Vedemmo il campo di battaglia pieno di soldati francesi ed austriaci che raccoglievano i morti e li ammucchiavano trascinandoli con le tracolle dei loro fucili. Uomini e cavalli tutti finivano alla rinfusa nello stesso mucchio. E si, scusate, e si bruciavano per preservarci dalla peste, che era quello che succedeva su tutti i campi di battaglia. Si facevano eh. delle fosse comuni e poi si davano. Se fuori. non piglio, errori furono proprio le campagne napoleoniche a dare la vita alla um, Croce Rossa. Ehm, diciamo, le con le campagne napoleoniche si comincia a introdurre un servizio di sanità. Strutturato negli eserciti, l'invenzione della Croce Rossa è dovuta a Henri Dudan nel 1859, dopo la battaglia di Solferino San Martino, però certamente con, il chirurgo, chirurgi, da, da con i chirurgi della guardia imperiale con la re, eh, le, auto, le ambulanze volanti sul campo di battaglia era una cosa che. Assolutamente impensabile, soltanto 30 o 40 anni prima, cioè durante la guerra dei sette anni. Assolutamente impensabile, ehm, concludiamo come, come si faceva con una nota trasmissione, direi 3 quando c'era Bernardini che faceva le trasmissioni: un libro, un luogo, un film. Questo l'ho già fatto vedere nell'altra live. Se volete approfondire queste tematiche, secondo me in italiano è ancora valido seppur con tanti. Eh, difetti il libro Le campagne di Napoleone del Chandler se volete approfondire maggiormente leggete anche un po' di letteratura anglosassone perché c'è molto da imparare dagli storici soprattutto americani <coughs> però le campagne di Napoleone resta un testo valido eh, un luogo andate a visitare il museo di Marengo è un allestimento simpatico interessante probabilmente se fosse in mano agli inglesi ci farebbero un business della madonna come hanno fatto eh, a Waterloo, come hanno fatto i belgi a Waterloo. Ribadisco, questo è secondo me il terzo campo di battaglia più importante di tutte le guerre napoleoniche, dopo Waterloo e dopo Austerlitz. E un film, tra tanti film interessanti sulle guerre napoleoniche, io mi consig consiglio sempre la visione dei duellanti, non tanto per le scene di battaglia. Quanto piuttosto per lo spirito di un periodo che si respira chiaramente, guardando questo film, che è di un famosissimo regista, il primo film di Ridley Scott. Eh, detto questo, io ho terminato. Ringrazio. Devo anche la serie, la serie quella francese su Napoleone, fatta in coproduzione con l'Italia, ah, se sì. ricordo bene, sì, sì. perché è una delle poche dove comunque la parte di Marengo, di Napoleone, insomma. Ancora non imperatore, ha un certo rilievo. Sono quattro, se ricordo bene. Quattro puntate molto lunghe, tipo sì, di sì, ore sì, e mezzo. Pare, tre sì. è una delle poche, insomma, che ricopre anche la campagna d'Italia. Ehm, io ho terminato. Siamo stati due ore giuste. Vi ringrazio, vi ringrazio tutti. Ringrazio te, Mirko. Eh, mi permetto, se posso, se posso, un minuto ancora. Ringraziare due amici con cui mi confronto sempre moltissimo su tematiche di questioni napoleoniche. Sono due persone molto esperte di questo, eh, di questo argomento. Uno si chiama Ezio Milvo ed è di Torino. E è una persona molto competente che ha grande esperienza sia del periodo del Settecento che dell'Ottocento. L'altra persona è un mio carissimo amico, si chiama Marco Cioffi, è di Milano, adesso è trasferito a Bologna e anche con lui ho una spalla con cui ci possiamo confrontare su tutte queste tematiche. Detto questo, sto zitto, come vedevate nell'ultima slide, se a qualcuno piace il, il file che ho realizzato lo mando più che volentieri, se mi citate mi è, fate un favore. È sotto, non... è sotto la live, c'è il link, così non, non lo dovete tartassare di mail, ve lo scaricate per conto vostro, cliccate lì e c'è. Così è facilissimo. Beh, io che dire, dopo due ore vi ringrazio tutti, soprattutto perché hanno retto, fino, fino in fondo. Io vi ricordo che ehm, al 20 sono a Mestre, quindi nei prossimi due giorni insomma, sarò un po' occupato, quindi vi rimando ad aggiornamenti sul conflitto in corso dopo il 22, diciamo. Quindi ringrazio il professore, grazie a tutti voi e buonanotte. Grazie mille, grazie Mirko di tutto. Ciao, ciao, ciao.